Dagli studi di Radio Gela Express, Franco Gallo presenta Lo dico alla radio. Lo dico alla radio, in FM e in radiovisione sui canali social di Radio Gela Express e il gazzettino di Gela.it. Lo dico alla radio, il format social radiofonico che da 14 anni si occupa di approfondimenti, dibattiti e commenti di carattere socio-politico-culturale sui fatti più importanti di Gela e del nostro comprensorio, raccontati da opinionisti ed amministratori a confronto. Lo dico alla radio, in FM e in radiovisione sui social, il lunedì e il mercoledì alle 18.30, in replica il martedì e il giovedì alle ore 7.30 del mattino, sempre disponibile nel podcast del sito radiogelaexpress.it e il gazzettino di Gela.it. Nelle pagine social è sempre aperta una finestra dedicata al pubblico per interagire attraverso la chat ufficiale. Lo dico alla radio, il fascino della radio e la vivacità dei social media in sinergia. Hermes TV. Dal 1 gennaio 2022, nello smartphone, nel tablet, nel computer, nella Smart TV, sul sito web, sull'app e sui social network. Polo Universitario Telematico Eschilo, la sintesi delle due università telematiche più prestigiose d'Italia, Pegaso e Mercatorum, con sede di esami a Gela. Inoltre tutti i vantaggi della formazione e delle certificazioni informatiche e linguistiche con materiale ed esami 100% online. Pegaso e Mercatorum, da oggi studi e sostieni gli esami universitari online. Per iscrizioni e informazioni, Corso Vittorio Emanuele 197, Palazzo Regina. Dagli studi di Radio Gela Express, Franco Gallo presenta Lo dico alla radio. Lo dico alla radio, in FM e in radiovisione sui canali social di Radio Gela Express e il gazzettino di Gela.it. Lo dico alla radio, il format social radiofonico che da 14 anni si occupa di approfondimenti, dibattiti e commenti di carattere socio-politico-culturale sui fatti più importanti di Gela e del nostro comprensorio, raccontati da opinionisti ed amministratori a confronto. Lo dico alla radio, in FM e in radiovisione sui social, il lunedì e il mercoledì alle 18.30, in replica il martedì e il giovedì alle ore 7.30 del mattino, sempre disponibile nel podcast del sito radiogelaexpress.it e il gazzettino di Gela. Nelle pagine social è sempre aperta una finestra dedicata al pubblico per interagire attraverso la chat ufficiale. Lo dico alla radio, il fascino della radio e la vivacità dei social media in sinergia. Hermes TV. Dal 1 gennaio 2022, nello smartphone, nel tablet, nel computer, nella Smart TV, sul sito web, sull'app e sui social network. Polo Universitario Telematico Eschilo, la sintesi delle due università telematiche più prestigiose d'Italia, Pegaso e Mercatorum, con sede di esami a Gela. Inoltre tutti i vantaggi della formazione e delle certificazioni informatiche e linguistiche con materiale ed esami 100% online. Pegaso e Mercatorum, da oggi studi e sostieni gli esami universitari online. Per iscrizioni e informazioni, Corso Vittorio Emanuele 197, Palazzo Regina Margherita, Gela. Per tutti i dettagli visita il nostro sito e la nostra pagina Facebook. PLM Engineering Group SRL è presente in tutto il mondo e operativamente attiva in raffinerie, impianti petrolchimici, trattamento fumi, opifici industriali, impianti di cogenerazione, aeroporti. PLM Engineering Group SRL, manutenzioni impianti industriali, costruzioni skids, prefabbricazioni e montaggi. PLM Engineering Group SRL, la risorsa umana è il nostro background. Presenti sui social, LinkedIn, Facebook e Twitter. Costruisci il tuo successo con T-Forma. T-Forma è il centro di formazione accreditato dalla Regione Siciliana che eroga corsi certificati. T-Forma è recupero anni scolastici, preparazione universitaria, corsi di laurea online, master di primo e secondo livello, corsi di alta specializzazione, preparazione ai concorsi. T-Forma, formazione, servizi alle imprese, sicurezza sul lavoro, certificazioni informatiche e linguistiche. T-Forma si trova a Gela in via Venezia 313. Cerca le nostre offerte formative nelle pagine social di Forma. Albert Engineering and Project è una giovane società di ingegneria multidisciplinare, ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica ed efficientamento energetico. Albert Engineering and Project è leader nella gestione del Superbonus 110. Con oltre 40 tecnici qualificati, accompagna il cliente dal primo contatto a fine lavoro. Ha avviato 25 cantieri e oltre 35 sono in fase di apertura. Albert Engineering and Project dispone di solida esperienza nell'europrogettazione che ha consentito
consentito di accedere a 14 progetti di ricerca e sviluppo di medio-grande dimensione in collaborazione con primari atenei italiani. Albert Engineering and Project ha sede a Gela in via Venezia 313, sul web albertengineering.it. Informati meglio. Il Gazzettino di Gela.it. Cronaca, politica, sport, attualità e tanta cultura. E 48 minuti, buonasera, bentrovati da Franco Gallo, eccoci qui come sempre, come ogni lunedì ed ogni mercoledì in diretta su Radio Gela Express per Lo Dico alla Radio. Buonasera e bentrovati, questa è la puntata chiaramente di metà settimana, la prima puntata di marzo. Buonasera da Franco Gallo, ma buonasera anche e soprattutto dal nostro Enzo Cusumano. Dico soprattutto perché davvero senza di lui, diciamo che Lo Dico alla Radio, non dico che non lo dico, ma sarebbe molto complicato dirlo. E invece lui, nonostante a volte, e voi non ve ne accorgete, ci sono dietro una serie di difficoltà, una serie di problematiche che insomma lui riesce a risolvere in tempo reale, come è successo stasera per una serie di cose che insomma il nostro Enzo ha provato a mettere a posto e penso che come sempre ci sia riuscito alla grande. E allora cominciamo subito perché siamo con qualche minuto di ritardo, leggermente in ritardo, sono giorni pesanti per tutti, per tutto il mondo, perché quello che sta succedendo in Ucraina, quello che sta succedendo tra Russia ed Ucraina è qualcosa che mette a repentaglio la serenità e l'equilibrio mondiale, oltre che diciamo la tranquillità tutti i popoli, in particolare di quello ucraino che sta vivendo letteralmente sotto le bombe. Perché lunedì ci eravamo lasciati, se vi ricordate, nella puntata di inizio settimana, leggendo un'ansa, una notizia che arrivava da Parigi e con la quale insomma il primo ministro francese Macron faceva sapere di essersi sentito nel corso di quel pomeriggio telefonicamente con Vladimir Putin, il quale gli aveva promesso che da quel momento sarebbero cessati gli attacchi verso i civili ucraini e verso tutte quelle abitazioni civili che erano state colpite fino a quel momento. E invece purtroppo questa promessa si è rivelata promessa da marinaio, perché la Russia ha continuato pesantemente peraltro a bombardare obiettivi civili in Ucraina e i morti oramai stanno davvero cominciando a diventare troppi, anche uno sarebbe stato troppo, ma adesso siamo sopra la soglia delle migliaia di vittime civili e la cosa diventa davvero molto, ma molto complicata anche a livello di diplomazie mondiali. Stasera pare che le due delegazioni, quella russa e quella ucraina, torneranno ad incontrarsi dopo il primo incontro, il primo contatto che c'è stato appunto lunedì in una località segreta ai confini tra la Bielorussia e l'Ucraina. Stasera invece le due delegazioni si reincontreranno in un'altra zona, in un altro posto, pare in località polacca ai confini tra la Polonia e la Bielorussia, e tutti siamo praticamente qui ad aspettarci, ad augurarci, a pregare di avere notizie buone, notizie positive su questo secondo incontro, su questo secondo contatto tra le delegazioni russe ed ucraine. Allora, buonasera a voi, buonasera a chi ci sta seguendo ed è già collegato da prima
che iniziasse la nostra sigla, la nostra trasmissione con noi. Ringrazio coloro che ci stanno salutando sulla piattaforma Facebook. Vi ricordo che siamo sui profili di Radio Gela Express, che è il nostro profilo ammiraglio, come chiamo io, ma poi ci abbiamo i profili del Gazzettino di Gela, i profili di tanti amici privati che in maniera assolutamente autonoma, libera ed indipendente, insomma, amano condividere con noi questa trasmissione. Per cui Vincenzo Pisano, Giuseppe Arancio, Peppe Di Cristina, Massimo Vella, il Movimento Civico Gela Comera, Orazio Mili, Angelo Carfì e tanti altri, insomma, siete lì che in maniera, come dire, davvero generosa condividete con noi la trasmissione, per farla anche ascoltare a chi, come appunto i tanti amici, hanno a loro volta contatti con altri loro amici. Buonasera e grazie ad Emanuele Faraci, ad Enzo Nicosia, a Massimiliano Giorrannello, ad Angelo Carfì, all'amico e collega d'Alentini Enzo Sortino, sempre cortese, gentile e carino con me. Davvero Enzo, sei davvero un caro, carissimo amico e collega, ci saluta ogni volta che siamo in onda. Poi ancora saluti di Massimo Vella di Lettera G, di Salvatore Brigadeci, dell'amico e Fabio Cipolla, di Vincenzo Pisano e ancora di Vincenzo Insalaco, Salvo Marino, Niccolò e Ausilia la cognata, Ivan Mungibì, sono solo quelli che ci salutano, insomma, sulla piattaforma Facebook. A proposito dei primi saluti, beh, ci sono già messaggi che sono come sempre avanti rispetto a quello che può essere l'argomento della serata, perché ancora non vi abbiamo né detto gli ospiti né detto di cosa parliamo, ma già voi avete un po' anticipato. Che ne so, tipo Fabio Cipolla mi scrive: buonasera Franco, da cittadino gelese mi piacerebbe conoscere il contenuto delle audizioni che il sindaco di Gela ha tenuto dinanzi alla Commissione Nazionale Antimafia, per essere stata secretata, dice, evidentemente ci saranno fatti molto gravi. E poi Vincenzo Pisano, che è uno di quelli che, insomma, tocca sempre le corde anche degli affetti, perché dice: buonasera Franco, ho sognato che ripartiva Agorà, ma si sentiva poco e a tratti era tutta secretata la trasmissione. Bene, come vedete, insomma, i temi vengono quasi anticipati, perché non c'è dubbio che questa audizione che la Commissione Nazionale Antimafia ha tenuto per 2 giorni a Caltanissetta, e che in realtà non riguardava certo Gela, ma riguardava quella che è la realtà provinciale, quella che è la realtà nissena, ad un certo punto ha preso una piega particolare, appunto, per quanto concerne invece i fatti legati a Gela, perché di tante audizioni fatte, una delle poche, se non forse l'unica a livello di istituzione di amministrazioni, l'unica che è risultata essere segretata è quella proprio che si è tenuta tra la Commissione Nazionale Antimafia, presieduta dall'onorevole Morra, da Nicola Morra, appunto, è stata quella fatta con il sindaco di Gela, Lucio Greco. Cosa si saranno detti? Chiedono i nostri amici, chiede anche, non lo so, Fabio Cipolla, dice, da cittadino penso di essere nel diritto di sapere cosa. Chiaramente, se è stata segretata sarà molto complicato saperlo, almeno in prima battuta, però ne parliamo stasera di questa visita istituzionale della Commissione Nazionale Antimafia a Caltanissetta. Sono stati sentiti anche, diciamo, auditi anche dei giornalisti, nessuno di Gela, giusto per chiarire subito il concetto, 4 colleghi di Caltanissetta che sono stati ascoltati. Vado subito a salutare il primo ospite, sarà credo però e spero anche uno dei due della prima parte, perché dobbiamo cercare di contattarne un secondo, che però è impegnato in aula a Palermo per dei lavori in assemblea regionale. Ma intanto vado a salutare e ringraziare per essere con noi il segretario provinciale del Partito Democratico, Peppe Di Cristina. Buonasera, ben trovato Peppe. Grazie Franco, grazie per l'invito e buona serata a tutti i tuoi ospiti. Ciao. Va bene, per ora come ospite vero e proprio ci sei solo tu, dovrebbe raggiungerci tra qualche istante anche l'onorevole Michele Mancuso, il deputato regionale di Forza Italia, che è deputato di questo territorio. Però mi dice il mio Enzo Cusumano che per il momento ancora non riesce ad agganciarlo telefonicamente, mi aveva comunque promesso che appena riusciva a liberarsi dai lavori d'aula ci avrebbe risposto, sarebbe stato con noi in diretta. Peppe, oggi hai diramato un lungo, molto lungo devo dire, comunicato, documento che hai appunto girato alla stampa e che è riferito a questo
a questa visita istituzionale della Commissione Nazionale Antimafia nel nostro territorio, in realtà a Caltanissetta, però come ho detto in apertura è stata, diciamo, anche una fase, quella di ieri, soprattutto la seconda giornata di audizioni, dedicata per larga parte, per lunghi tratti, proprio alla realtà gelese. È saltato subito agli occhi, diciamo, evidentemente questa cosa, che è stato secretato il dialogo, diciamo, le dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Gela Lucio Greco. Ci vuoi intanto sintetizzare il tuo documento e poi cosa pensi della secretazione delle dichiarazioni del sindaco Greco? Allora, Franco, intanto grazie per avermi invitato a questa trasmissione. Grazie per la domanda. Diciamo, io voglio fare un passo indietro per provare a fare un passo in avanti al ragionamento. Ricordo che qualche mese fa, proprio se non sbaglio in questa trasmissione, noi parlammo di questione morale. Qualcuno la riuscì a definire perfino una sciocchezza. Rispetto a quello che abbiamo detto quella volta, le pagine che arrivano dalla parte non segretata, quindi dalla parte pubblica, dalla Commissione Nazionale Antimafia, ci descrivono una provincia in cui la questione morale è gigantesca. Non solo, diciamo, nella parte quella pubblica, cioè nelle dichiarazioni pubbliche, si traccia un quadro di questa provincia e di questa città che è un quadro preoccupante, cioè nel senso che ci impone di fare una riflessione profonda. Perché ci dicono che pezzi anche dell'economia sono ancora oggi legati a pezzi della criminalità organizzata, questo è quello che si evince che ci sono rapporti profondi ancora oggi con settori criminali che interferiscono nel pubblico e ovviamente addirittura si spingono persino a fare una riflessione, cosa che dal mio punto di vista dovrebbe certamente preoccupare, sui mezzi di informazione, dicendo che ci sono notizie che vengono fermate a monte. Ora io mi fermo qua perché, diciamo, come tutti sanno, la Commissione Nazionale Antimafia non è né una commissione d'inchiesta né una commissione legislativa né una commissione di indagine, cioè a potere giudiziario. E quindi quando si parla di poteri giudiziari bisogna avere grande rispetto per il lavoro che si svolge. Penso che il report che arrivi sia un report che debba far avviare a tutta la politica una riflessione profonda. Per questo non io, ma il partito tutto a livello provinciale e non solo ha fatto quelle riflessioni pubbliche che tu hai letto. Io mi limito a dire quello che è stato esposto e aggiungo da tutte le parti politiche in commissione. Io mi limito a dire quello che è stato esposto anche grazie a una serie di iniziative che abbiamo fatto noi. Io vorrei dire che quello che per esempio ha posto l'onorevole Miceli, che è un membro della commissione antimafia, io lo ritengo molto, noi lo riteniamo molto, che è un componente, diciamo, del PD, ecco, diciamo. Sì, è un esponente del Partito Democratico, ma chiaramente nel momento in cui lavora, diciamo, all'interno della Commissione Nazionale di Mafia, è un membro della Commissione Nazionale di Mafia, appunto. Bisogna sempre distinguere i partiti. Così come il Presidente Morra è del Movimento 5 Stelle. È del Movimento 5 Stelle. E ha posto una questione di squarto al distretto giudiziario, cioè rispondendo all'appello che aveva fatto il Presidente del Tribunale di Gela. Cioè il Presidente del Tribunale di Gela aveva detto che il Tribunale è abbandonato da Dio e dagli uomini. Su quella vicenda noi siamo intervenuti perché riteniamo che un presidio giudiziario in un territorio che ha rapporti profondamente compromessi e solo chi è sciocco, lo dico con grande brutalità, o compromesso può dire che la questione morale non esiste, è una sciocchezza. Non c'è una via di mezzo, o è sciocco o è compromesso. Rispetto a questo, caro Franco, il quadro che emerge è che noi abbiamo un tribunale che a oggi sul piano del personale e sul piano organizzativo è inadeguato a affrontare le grandi questioni che riguardano Gela. È stato posto questo tema nella Commissione Nazionale di Mafia ed è stato posto con forza perché quel tribunale deve tornare ad essere efficiente anche sul piano del personale. E per essere efficiente, guardate che non è una questione che riguarda solo i pezzi giudiziari, ma riguarda soprattutto le persone più deboli, perché io voglio dire una cosa: le persone ricche, gli avvocati, se li pagano e si difendono. Un tribunale che non funziona o un tribunale che è sotto servizio
è un danno, è un problema, soprattutto per chi non si può permettere i grossi avvocati, per chi non si può permettere di spendere soldi, per chi non ha la possibilità di difendersi al meglio, e non si può registrare giustizia, non si può lavorare in modo adeguato, non si possono fare i controlli giusti. Ed è un'emergenza democratica che va affrontata. Poi, se tu mi fai la domanda sulla parte segretata, appunto, la Commissione Nazionale di Mafia è un organo di indagine. Se ci sono delle parti segretate, sono segretate perché ci saranno delle ragioni perché siano segretate, quindi vanno rispettate. Penso però che se, questa è una riflessione che faccio da cittadino, questa è una riflessione del tutto personale, non è una riflessione politica, ma è una riflessione diciamo cronistica, mettiamola così, se la Commissione Nazionale di Mafia ha deciso di segretare delle parti del lavoro che ha svolto a Caltanissetta, ci saranno delle ragioni profondamente serie per avere fatto quella scelta, perché in qualche modo si incroceranno con altre indagini. Questo mi sembra, voglio dire, un fatto che nella sua normalità è perfino banale, però c'è un tema che noi avevamo posto mesi fa. Gela torna ad essere nella cronaca per vicende, tra virgolette, che potrebbero anche essere torbide, e su questo la politica deve alzare un livello di moralità che non è solo nelle parole, ma è anche nelle parole, che deve essere altissimo. E su questa questione noi ci siamo sentiti di doverla affrontare ben prima che la commissione fosse in prefettura a Caltanissetta, e voglio dire, ne è testimone la tua trasmissione che ci ha dato lo spazio adeguato, e abbiamo, e di questo ti ringrazio, e abbiamo dovuto diciamo perfino essere, qualcuno ci prendeva perfino in giro, te lo ricordi o no, Franco, no, su questa cosa? E voglio dire, c'è poco da prendere in giro, insomma, ecco. Senti, invece, per quella parte che riguarda proprio la stampa, il presidente Morra, parlando con i colleghi di Caltanissetta, ha rilasciato una dichiarazione, Peppe, che anche quella mi sembra abbastanza emblematica e che dovremmo analizzare, se non addirittura approfondire meglio, no? Perché Morra a un certo punto ha detto: sappiate che lì dove il giornalismo vero e autentico funziona e funziona bene, le amministrazioni locali sentono il fiato sul collo e non possono mica permettersi così facilmente di commettere errori o di avere inerzie o di autorizzare ritardi e distrazioni nei lavori che bisogna fare. Cioè, se c'è un giornalismo attento, libero, ma soprattutto autentico, e che non è certamente né sotto libro paga né con condizionamenti di altro genere, allora lì non gli verrà mai facile ad un amministratore, ad un'amministrazione, cercare insomma di traccheggiare o fare altro che non sia il bene comune per il quale sono stati eletti. Anche lì diciamo non possiamo che andare in linee generali. Io ho sentito quelle dichiarazioni, o meglio, le ho lette sulla stampa come le hai lette tu. Sono dichiarazioni fortissime che investono pienamente il mondo dell'informazione in questa provincia e che pongono degli interrogativi seri. Io non penso che il presidente della Commissione Nazionale Antimafia faccia una dichiarazione del genere senza avere mezzi e strumenti prima di farla. Le dichiarazioni hanno un peso profondo perché parlano di libertà di informazione. Ci sono state delle audizioni anche in questo senso, onestamente io non so se questo passaggio sia stato segretato o meno, però anche da questo punto di vista mi pare ovvio che una riflessione vada fatta. Se un presidente di una Commissione Nazionale di Mafia pone la questione dell'informazione libera nella nostra provincia, e che ci sarebbero, uso il condizionale perché oggettivamente non so a chi si riferisce, delle notizie che vengono nascoste a monte perché poteri criminali, economici, io non so a chi si riferiva, fanno bloccare queste notizie prima, c'è una questione che investe il mondo dell'informazione. Io vorrei dire che chissà perché mi viene in mente di getto, per esempio, un comunicato stampa dell'Associazione Nazionale Magistrati, che diciamo da queste parti non è che abbia avuto grande riscontro e grande risalto, però vabbè, è un flash che mi è passato per la mente mentre tu parlavi di notizie che vengono, no, più o meno. Io questo voglio dire, né io né tu sappiamo, diciamo, lo specifico a cosa si riferiscono, e non lo so, però quello che sappiamo è che siamo, diciamo, dentro una situazione che non lascia il mondo com'era.
cioè nel senso che comunque c'è un'attenzione profonda a questo territorio, e per esserci un'attenzione, dal mio punto di vista, e lo dico da osservatore, ribadisco, significa che ci sono degli elementi che ci impongono, e lo dico anche mentre siamo all'anticamera di una campagna elettorale che è molto delicata, che è la campagna elettorale per le prossime regionali, su cui per esempio ognuno, rispetto a alcuni personaggi, rispetto ad alcune petizioni, perfino rispetto alle questioni dell'antimafia che si erano perse per strada, bisogna prendere posizioni nette. Bisogna essere chiari con chi si sta e con chi non si sta. Diciamo, non siamo nel periodo in cui ci possono essere ambiguità, anche perché gli ultimi atti processuali, le ultime dichiarazioni, parlo per esempio di un processo molto famoso che si sta svolgendo a Caltanissetta, per essere chiari, il processo Mondante, gli ultimi avvenimenti che riguardano queste dichiarazioni, le dichiarazioni disperate, sganciate da questa vicenda, disperate sul piano della domanda del presidente del tribunale, e altre cose mi fanno che peraltro ha confermato in toto qui da noi la settimana scorsa. Ho visto la tua. No, perché magari uno può pensare, vabbè, può darsi che il presidente del tribunale quelle dichiarazioni le abbia fatte sull'onda emotiva di un momento magari epidermico, invece no. Le ha ribadite in toto qua da noi. Sono state riprese dalla stampa regionale e nazionale, e anche su questo c'è un'interrogazione sia alla Commissione regionale antimafia che alla Commissione nazionale antimafia che al Ministero, già depositata. Ma non è il punto. Il punto è che di fronte a questo clima io penso che la politica ha il dovere, limito a dire questo, non di dirle le cose, anche se non sono popolari, anche se non vanno a scaldare il cuore di qualcuno. E poi non bisogna strizzare l'occhio a tutti, ma questo ce lo devo dire con grande nettezza, bisogna essere intransigenti e netti nelle scelte, soprattutto in città come le nostre, che hanno vissuto e vivono dal punto di vista della moralità questioni che sono drammatiche. Ribadisco, chi parla ha fatto una battaglia sulle vicende sanitarie, ha fatto battaglie politiche su Team Pazzo. Ma non pensate che una battaglia, per esempio, per il tribunale sia una battaglia, almeno dal mio punto di vista, che ha una tensione interiore. Perché questa cosa io la voglio, dal mio punto di vista, la voglio rievidenziare. Una giustizia che ha mezzi e strumenti per poter amministrare giustizia non è un fattore di serenità per i più potenti, ma è un fattore di serenità per i più deboli. Per chi non si può permettere difese di grande valore, una giustizia che può essere efficiente nelle indagini significa tutelare i più deboli, e su questo significa avere certezza del diritto, certezza di essere cittadini liberi. Un'informazione libera che non abbia filtri, che non abbia notizie nascoste a monte, ribadisco, io non so a che cosa si riferiscono, perché voglio dire, non sono dentro le vicende, ma sono come te e come tutti i nostri ascoltatori un osservatore. Ma un'informazione che nasconderebbe alcune notizie non è un'informazione che tutela i più deboli, non è un'informazione che tutela il diritto a conoscere i fatti, e soprattutto è un'informazione drogata che non ci dà chiaro le cose che stiamo vivendo fino in fondo. E su queste cose qua non bisogna dirle, qualcuno le deve dire. Poi può essere che Senti, viene letto, Peppe, a proposito viene di letto, dire le cose, è incidentale, ecco. A proposito di dire le cose, Orazio Mili ti chiede se avete informato voi del PD alla Commissione Antimafia che a Gela e a Caltanissetta tanti cittadini che erano dipendenti del colosso industriale Eni sono deceduti senza avere mai ricevuto giustizia. Dice Orazio Mili, scrivo questo perché Morra ha toccato, anche se in maniera velata, questo tasto, anche perché, dice, il presidente della Commissione Nazionale Antimafia conosce bene la vicenda, soprattutto quella che riguarda persino il papà di Orazio Mili, quindi la vicenda, dice, che mi allora, riguarda personalmente. Orazio. Saluto Orazio, chiaramente i passaggi di informazione, non è che la Commissione ha degli informatori, la Commissione prende atti e fatti che succedono nelle vicende giudiziarie. Sulle vicende Eni io, diciamo, su molte cose la penso senza
senza te, ma di smentita come Orazio, voglio dire. C'è anche da dire che anche lì ci sono delle indagini, se non mi sbaglio alcune perfino in corso, perché sui danni ambientali la Procura di Gela, sempre da quello che leggo, ha fatto in passato una serie di azioni importanti, e quindi nel rispetto di quelle indagini e di quei processi, chiaramente voglio dire, i processi e le azioni giudiziarie non si commentano, si rispettano, e chi è in fase di giudizio si difende nei processi e non dai processi. Questo è, diciamo, un canale di diritto spicciolo, ma è così. Quindi ho grande rispetto. Poi è evidente che questa città, se tu mi fai però una domanda politica e che non è incrociata a vicende giudiziarie, perché vicende giudiziarie, ripeto, non le commento, semmai ribadisco, le posso solo rispettare. Per quanto riguarda però la vicenda ambientale a Gela, non c'è dubbio che questa è una città che ha pagato un danno ambientale enorme, straordinario, e che oggi non è stata ripagata per il prezzo anche di vite che ha pagato. Voglio dire, ora non voglio, diciamo, metterla sul piano personale, tutti abbiamo vissuto tragedie familiari per malattie, voglio dire, profonde, e che hanno colpito, e per lutti che di giovanissime persone, ed è una città che questo prezzo l'ha pagato, anche questo bisogna dirlo, e anche queste notizie bisogna darle, per esempio proprio sulla vicenda che riguarda le percentuali, questo mi sento di poterlo dire, di malati oncologici nella città di Gela. Ci fu qualche mese fa un report dell'Espresso, che mica è un settimanale, mica è Topolino, insomma è un settimanale importante, che non ha avuto la stessa attenzione mediatica nel piano dell'informazione locale, per esempio. Io questo allora lo dissi in una trasmissione. Torniamo, diciamo, a quell'informazione parte, che a Gela purtroppo spesso il suo dovere non lo fa. Però voglio fondo, dire, se l'Espresso fa un report su questa città di diverse pagine, in cui ci dice che c'è una situazione drammatica, poi tutti sappiamo, Orazio ha partecipato anche in una trasmissione nazionale della RAI, quindi diciamo più volte è stato ripreso a livello nazionale, però la ricaduta a livello locale magari è più ridimensionata. Diciamo che da osservatore io questo non lo capisco. Poi è chiaro che gli organi della magistratura non devono essere tirati da nessuna parte politica. Senti, fatti Peppe, sempre Orazio politico. Mili, riferendosi però ad uno dei tuoi... Ma si chiama Orazio, mi fai parlare sì, in aula sì, con facciamo, Orazio. Facciamo una polifonica con Orazio, no? No, ma lo faccio con piacere. Ci mancherebbe non altro, ma lui è uno dei più attenti osservatori anche, di quello che accade nella nostra trasmissione. Lo faccio anche con più piacere rispetto all'onorevole Manguso, è una battuta. E che tra qualche istante dovrebbe essere già con io noi. Io però perché... poi devo andare, come ti ho detto, perché sono anni e anch'io ho una riunione. Vabbè, però rimani qualche minuto perché stiamo per raggiungere Manguso, mi dispiacerebbe fare la staffetta, quindi almeno qualche istante, e vediamo se possiamo creare un contatto tra te e Mancuso. Volevo aggiungerti di Orazio Mili che, a proposito di quando nella prima parte del tuo intervento dicevi che la venuta a Gela, in realtà a Caltanissetta, della Commissione Nazionale Antimafia, tu spiegavi è anche uno dei motivi per cui si giustifica che questa è una città dove si è accesa, diciamo, una sorta di lampada di attenzione da parte del governo nazionale. Orazio Mili sostiene che in realtà queste attenzioni, queste lampade, questi riflettori su Gela, guarda caso, dice, si accendono sempre quando siamo in prossimità di qualche campagna elettorale, in questo caso trattasi delle regionali, e magicamente qualche riflettore sulla nostra città, sul nostro territorio, se vogliamo persino sull'intera provincia, guarda caso si accende. Per cui Orazio fa risalire questa attenzione non tanto ad un'attenzione tra virgolette sincera, quanto legata, diciamo, all'imminenza della campagna elettorale del regionale. Non mi pare che il tema sia questo. Se questo dovesse essere, non vi ha fiducia nelle istituzioni. Non viviamo, voglio dire, ogni cosa sul piano elettoralistico. Dopo le regioni ci saranno le politiche, dopo le politiche ci saranno le europee, dopo le europee ci saranno le amministrative. Siamo in democrazia, si vota per 5 istituzioni diverse e quindi si vota spesso, mediamente si vota una volta l'anno, quindi non è il tema quello. Noi non possiamo essere sempre preda della sindrome di tafazzismo, non lo dico Orazio, lo dico in generale, cioè quando le istituzioni
mettono al centro il nostro territorio, ci lamentiamo perché il nostro territorio viene messo al centro, perché forse c'è una, quando non ci sono, siamo abbandonati dalle istituzioni. No, c'è un tema, e il tema è profondamente politico. E il tema politico è quello che arrivano dei segnali che sono inquietanti e che vanno colti, punto. Poi nessuno di noi può giudicare quei segnali, perché non abbiamo gli strumenti per farlo, li possiamo, diciamo, commentare da osservatori, però io non sarei così malizioso nel commentarli, perché sono notizie così abbondanti che investono tutti. Io stesso, che non ho ruoli istituzionali ma ho ruoli di parte, mi sento investito da quelle dichiarazioni, perché è evidente che ci devono responsabilizzare. Prendiamolo sul piano della responsabilità, punto. E ricordiamoci sempre, questo l'ho detto l'altra volta, lo voglio ribadire, perché io penso che la politica non debba avere zone grigie, mai, come non li deve avere il giornalismo, mai, come non li deve avere nessuno, perché quando ci sono zone grigie c'è in pericolo la libertà di ognuno, punto. E questa non è una cosa che appartiene al Partito Democratico, al Movimento 5 Stelle o a Fratelli d'Italia, per fare tre nomi di tre personalità che erano presenti in quella commissione, ma rappresentano tutti i cittadini. La libertà ha a che fare con tutti. L'avere un'informazione libera ha a che fare con tutti. Avere un presidio giudiziario che abbia un personale adeguato a una città di 70.000 abitanti ha a che fare con tutti. Così come ha a che fare con tutti avere una sanità efficiente, così come avere a che fare con tutti avere dei servizi efficienti, così come ha a che fare con tutti avere la possibilità di vivere in una città che sia normale. Vale per le nostre nuove generazioni, per i miei studenti, per i tuoi figli, per chi ci ascolta, vale per tutti. E non è una cosa di parte. Almeno su questo leviamoci le magliette delle nostre parti e tiriamo tutti per la città. Perché? Ascolta Peppe, io siccome so che tu ci devi lasciare e siccome stiamo per raggiungere l'onorevole Mancuso, io ti devo ancora trattenere e ti leggo un messaggio di un amico comune che è Alessandro Dagati, uno che praticamente non essendo gelese, pur avendo vissuto per tanti anni in giro per il mondo, ha deciso di investire la sua vita, la sua economia, i suoi impegni e il suo tempo in questa città, che è la nostra ma che è diventata nel frattempo anche la sua, che lo è sempre stato magari, ma adesso ha maggior ragione perché dimostra, diciamo, questo attaccamento. E dice Alessandro Dagati, diciamo che la politica oramai fa dichiarazioni folli a 360 gradi, guarda caso Di Maio, di cosa ci si può stupire? Le ambiguità sono, dice, la principale caratteristica della politica. Purtroppo sarò qualunquista, ma i risultati parlano in questo senso. C'è proprio un distacco, caro Peppe, una sorta, diciamo, di disamore proprio profondo nei confronti della politica tout court, non soltanto a livello locale ma persino partendo dalle più alte sfere, e obiettivamente per quello che sta capitando e succedendo in questi giorni a livello mondiale con la guerra in Ucraina, effettivamente non è che la classe politica... Che ha molto a che fare con noi, Che ha molto a che fare con noi, e come? Diciamo che la verità è che la politica, appunto, in senso lato, non sta più riuscendo a farsi credere, a farsi rispettare dalla gente, dal popolo, dalle persone, perché i risultati, come dice Vincenzo Dagati, sono sotto gli occhi di tutti e sono purtroppo deprimenti. Tanto io questo devo dirti che la politica, per riacquisire credibilità, ha il dovere di dire sempre le cose come stanno, se no non è credibile, punto. E io pure penso che ci sia stato un distacco tra la politica e le persone, perché quando la politica non parla con le persone delle cose vere, anche quando sono impopolari, e io spesso mi sono trovato a fare, io insieme a tanti altri, probabilmente anche tu nel tuo mestiere ti sarebbe capitato, di fare anche dichiarazioni impopolari, perché se noi guardiamo sempre l'orologio delle prossime elezioni e se guardiamo sempre il barometro del voto, noi non riusciamo a essere noi ci distacchiamo da quelli che sono i problemi delle persone. Oggi giustamente tutti parliamo di questione morale perché è stata posta a livello nazionale. Ieri, nonostante c'è un grande conflitto in atto, di queste dichiarazioni se ne è parlato perfino nei media nazionali. Ci siamo. Quando ne abbiamo cominciato a parlare noi, non ne parlava nessuno, anzi ci prendevano per sciocchi, ci facevano le barzellette, ci dicevano: ma di che cosa state parlando? Probabilmente, dico probabilmente perché non ho atti per poter dire diversamente, ci avevamo visto giusto,
un problema c'è e quel problema va affrontato. Alessandro ha ragione quando dice che la politica non si occupa dei problemi delle persone, perché quando Alessandro lo dice anche Ascanio Carpino, che fa praticamente un'analisi molto simile, dice la politica dovrebbe essere più incisiva nel dare le giuste risposte ai cittadini, cosa che da anni manca a Gela. Perché Ascanio Carpino è testimone del fatto, per esempio, che negli ultimi 5 anni hanno inaugurato la prima pietra del porto di Gela, e poi ti lascio, visto che avrai un ospite, quella pietra l'ha messa 18-19 volte negli ultimi 4 anni. Più che lui un certo Falcone, devo dire. Che è del suo partito. Sì. Qui torniamo nella politica, diciamo. Sì. Ma voglio dire, in questi 5 anni noi non l'abbiamo visto. In questi 5 anni abbiamo visto la desertificazione della nostra struttura sanitaria. In questi 5 anni abbiamo visto la qualità complessiva della vita diminuire. Ora, per carità, io non voglio dare responsabilità a nessuno, ma prima o poi, quando inizierà la campagna elettorale, di questa roba qui ne dobbiamo parlare. Però, in che senso, quando inizierà, Peppe? Perché però, non è già iniziata? No, non è iniziata, perché... ma secondo Lucio Greco è iniziata alla grande. Ha rilasciato un comunicato stampa sabato dove accusa la sua maggioranza che si fa, diciamo così, rapire dalle sirene della campagna elettorale regionale. No, magari tu non ci fai parte, però dico, stiamo parlando se è partito o no la campagna elettorale. Il sindaco sostiene di sì. Io ti assicuro, Franco, ascolta, io ti assicuro che la mattina mi alzo, vado a scuola e per me il mondo non è cambiato. La campagna elettorale era 3 mesi fa e domani lo sarà dopo le regionali, lo sarà prima delle regionali, perché la politica o è un intendimento civico o è un'altra cosa, o entrano in gioco interessi. Siccome io non ho imprese, non ho interessi di nessun tipo, non ho speculazioni finanziarie in atto, diciamo, io come tanti altri, grazie a Dio, la politica la faccio per passione, punto. Quando la politica investe la passione civile si fa sempre, e io non vivo il clima di campagna elettorale, vivo però la difesa di questa città e di questo territorio. Va bene, però non ti posso lasciare, non ti posso lasciare. No, io sono, te l'avevo detto prima. No, ti lascio, ma prima di congedarti, ma tu pensi che io ti congedo senza farti fare un commento sulla situazione politica locale, sul fatto che questo sindaco non riesce, continua a non riuscire a fare sintesi con la sua maggioranza, sul fatto che persino per votare un atto fondamentale come il conto consuntivo deve addirittura chiedere aiuto ai numeri risicati della seconda e terza convocazione, cioè basteranno 9 consiglieri per... Ti rilascio subito quello che penso. Io penso una cosa molto semplice. Siamo usciti dalla maggioranza 2 anni fa e... Io ti dico così perché l'ho detto più volte e lo dico anche in questa trasmissione. Nel momento in cui il sindaco ha azzerato la giunta per riconfermare tutti gli assessori, per metterne uno in più, per farlo dimettere, che poi si è dimesso 3 mesi dopo, io penso che ha perso una grande opportunità, e alla fine la maggioranza è sempre quella. Però visto che tu mi spingi a parlare della politica locale, registro che tutti si lamentano dietro le spalle del sindaco e nessuno poi fa nulla. Nessuno poi fa nulla, perché se tutti si lamentano in questa maggioranza, però poi sono tutti lì, allora sì che le persone pensano: ma scusatemi, ma allora siete attaccati alla poltrona. Perché io ora non è che voglio, diciamo, svincolare il sindaco da responsabilità, perché il sindaco, il leader è lui e le responsabilità ce le ha lui. Ma è anche vero, e questo va detto, che c'è una maggioranza che ci fa un comunicato ogni 3 giorni di critica, una volta Forza Italia, una volta un Movimento Civico, per fare i nomi e i cognomi, e poi sono tutti lì. Io ho sentito dichiarazioni roboanti in questo anno: o ci danno il secondo assessore o noi ce ne andiamo, la corda si spezza, siamo stanchi. Se io fossi Forza Italia uscirei dalla giunta, sto virgolettando dichiarazioni, no? Fatte esponenti di primo piano, però poi il risultato è che sono rimasti tutti lì. È certo che le persone poi non ci credono più alla politica, perché ora non è che io voglio dire che si fanno grandi cose, però sarebbe già un bel passo in avanti in questa città se uno fa una dichiarazione, mantenerla, cioè dire quello che si fa, fare quello che si dice. Già di per sé è un atto rivoluzionario.
a me hanno abituato di fare quello che dico, anche se sbaglio. Qui invece uno dice una cosa oggi per dire il contrario di tutto domani e per fare un'altra cosa dopodomani. Bene, queste cose allontanano le persone dalla politica perché dipende credibilità. Peppe, Paolo Scicolone ti chiede... o impopolare. Sì. Paolo Scicolone ti chiede, sì, se, visto che tu fai politica per passione, hai detto... Se la politica fatta no, per passione. La politica è una cosa che mi piace moltissimo, la faccio, sì, da sempre, eccetera, e ti eccetera, chiede se la politica fatta per passione si occupi pure di acqua, visto che considerato che questa città continua a patire problemi vergognosi, incivili, allora, e dal quarto mondo. Allora, io ti dico come mi occupo di acqua, così anche su questo tema. No, completo, ringrazio... perché Paolo dice, tra l'altro, dice: ma siamo sicuri che viviamo nel 2022 a Gela? Perché oggi i problemi a Gela sono l'acqua e il pane. L'acqua che manca è il pane, che costa 5 euro al chilo. E visto che quindi problemi, fatto... dice, abbiamo i problemi dell'acqua e del pane. Allora, ma dice, ma siamo sicuri che viviamo nel 2022? Dico a Paolo, Scicolone che il problema del pane, ma soprattutto dei rincari paurosi che stiamo subendo in questi giorni, soprattutto per i beni di prima necessità, saranno l'argomento della seconda parte di questa puntata di Lo Dico alla Radio. Io ti chiedo, Franco, di fare una trasmissione sull'acqua, perché l'ultima volta che io, diciamo, tra virgolette, mi sono occupato di acqua, era uno studente universitario che a Gela ha raccolto le firme per il referendum sull'acqua pubblica. Penso che sia stato un errore storico privatizzare un bene di prima necessità come l'acqua, in un momento in cui è anche lì per responsabilità diffuse del centrodestra e del centrosinistra, e quando vogliamo possiamo fare una puntata specifica con gli atti alla mano, di responsabilità che c'erano dall'allora provincia, per esempio, che era amministrata dal centrodestra, e dall'allora comune che era amministrato dal centrosinistra. La mia posizione personale sull'acqua, e c'erano politici gelesi che erano pubblica. Pubblica. L'acqua deve essere pubblica. Peppe, a proposito di credibilità della politica, Peppe, a proposito di credibilità della politica, tu hai citato una fase storica nella quale appunto a Caltanissetta governava la sinistra. Quindi prima le firme e poi ho votato. Per no, ti stavo dicendo, tanti altri. Sì, e questa è la tua storia. Poi ti stavo dicendo un'altra storia, no? Che mi fa ridere, perché quella era una fase storica nella quale a Gela c'erano politici di spicco, però non mi fare i nomi perché non sarebbe nemmeno elegante, ma tanto li sappiamo tutti. Che insomma, tu hai detto giustamente, era una fase nella quale a Caltanissetta governava la destra e a Gela governava la sinistra, e c'erano politici gelesi che erano al governo sia a Caltanissetta che a Gela. Certo, guardate che io mi fantastici ricordo questi così, politici gelesi. Guarda, siccome vivo a Gela da tanti anni e faccio politica da tanti anni, nel 2010 io ho perfettamente il ricordo di chi c'era sul palco del centro-sinistra. C'era esponenti che oggi fanno parte da Fratelli d'Italia, a Diventerà Bellissima, nessuno è più nel PD. Però voglio dire, su questo quando saremo in campagna elettorale ne parliamo, perché io conservo quella fotografia di quella chiusura di campagna elettorale gelosamente, perché prima o poi la verità storica in questa città, parliamo di politica, la dobbiamo fare. Il palco del 2010 che sosteneva l'allora candidato sindaco Angelo Fasulli è una memoria storica molto interessante di questa città. Non lo dico come critica a chi ha vinto poi legittimamente le elezioni, cioè Angelo, lo dico solo per ricordare chi c'era su quel palco, perché in quegli anni qualcuno le elezioni le ha perse, nella fattispecie io ero tra quelli che le elezioni le ha perse, e in quel quinquennio ci fu la firma del protocollo d'intesa, ci fu il rafforzamento dei rapporti con Caltacco in città, cioè, sono fatti storici, non è che lo sto dicendo come fatto critico, sono fatti storici, e io vorrei che tutti ci ricordassimo chi c'era su quel palco nel 2010, perché è troppo semplice ora dire è tutta colpa di chi? Noi nel 2010 le elezioni le abbiamo perse, le ha vinte quella classe dirigente, e quella classe dirigente si è presa delle responsabilità. Ora, voglio dire, queste cose bisogna ricordarcele, perché attraverso la storia anche delle vicende che riguardano la città noi possiamo guardare al futuro. Poi si può risultare antipatici o simpatici, popolari o impopolari, ma le cose vanno dette. Senti, una raffica di messaggi che arrivano da casa sono tutti amici tuoi. Prima di lasciarti ti leggo messaggi di amici tuoi, non di amici solo miei. Perché per esempio Enzo Nicosia non è solo amico mio, è uno dei più affezionati Lo Dico alla Radio, ma tu lo hai persino candidato nelle vostre liste alle ultime amministrative. Enzo era nella lista. Com'è che si chiamava? Uniti siamo gelesi. Com'è che si chiama? Uniti siamo gelesi, la lista civica del Partito Democratico, come l'ho presentata in una trasmissione di Agorà. Uniti siamo gelesi.
Sì, come lo trust, come lo perché anche lì si parla di imbrogli, di cose, eccetera, eccetera. Quella lista civica fu una lista autorizzata dal Partito Democratico provinciale, di cui io non ero allora il segretario, dal Partito Regionale, e siccome anche lì noi abbiamo la fortuna di vivere nel ventunesimo secolo, dove le dichiarazioni restano, c'è una puntata di una trasmissione che a me dispiace che non c'è più e mi auguro che ritorni presto, che si chiamava Agorà. In quella trasmissione io dissi che quella lista civica, così come la lista civica di Forza Italia, era una lista civica del Partito Democratico che candidava persone tesserate nel Partito Democratico. Allora non si scandalizzò nessuno. Oggi si vuole fare passare quella roba lì come un grande imbroglio. Ma se io ero il segretario del Partito Democratico in città e spiegai le ragioni nella tua trasmissione perché si fece quella lista civica, e io quella trasmissione ho registrato perché su YouTube, quindi ce l'hanno tutto il mondo, non perché io faccia parte del KGB, ma perché è una trasmissione pubblica. In quella trasmissione abbiamo spiegato le ragioni per cui si fece quella lista civica. La stessa cosa si fece a Palermo, mica a Pietraperzia, con tutto il rispetto per Pietraperzia, ma a Palermo quando venne eletto Orlando, la stessa cosa si fece a Siracusa, la stessa cosa si fece a Trapani. Ora tutti si svegliano che ci fu il grande imbroglio, ma qual era il grande imbroglio se sono venuti esponenti del PD, se il PD sosteneva che quella era una lista civica? Vi fu quell'impianto e allora spiegammo anche le ragioni. Ora non abbiamo il tempo per farlo, ma anche lì sono pronto a fare le dichiarazioni e i ragionamenti che ho fatto 3 anni fa, perché si fece quella lista. E anche lì però una cosa storica la voglio ricordare: il PD lo volevano tutti, tutti. Senti, ti volevo leggere un po' di messaggi, ma ti sei ripreso di nuovo il tempo. Che stelle, allora. Ti sei ripreso tutto il tempo. C'è qualcuno che mi ricorda che anche tu, mascherandoti sotto un movimento civico, sei salito su un palco 2 anni fa con esponenti di centrodestra e di destra. No, non sono mai salito sul palco io. No. Chi dice questa cosa dice una bugia. Quindi, mai. Quindi durante le amministrative non c'eri sul palco. Alle amministrative non sono salito sul palco neanche una volta. Neanche mai con esponenti del centrodestra. Allora, quando senti, ti stavo dicendo di Enzo Nicosia, poi mi hai interrotto. Enzo Nicosia scrive, dice: scusate, in questo momento in Ucraina manca l'acqua perché sono sotto le bombe, ma noi che a Gela sotto le bombe non ci siamo, per quale motivo manca sempre l'acqua? Ed è, diciamo, una provocazione bella e buona che funziona però perfettamente. Giovanni Ferro dice: uno degli investimenti più importanti per Gela è mantenere in vita le cose che almeno si costruiscono. Non riusciamo a manutenzionare le nostre strutture, dalle scuole al verde pubblico, per non parlare poi delle strade e dei marciapiedi. Un'altra persona che tu conosci sicuramente molto bene, che si chiama Franco Bolasini e che saluto come saluto tutti gli altri, chiaramente dice: ma perché non dobbiamo dire che si è barattato il bene della città per l'assunzione di una dozzina di persone? E si riferisce chiaramente alla vicenda Caltacqua, visto che tra l'altro Fabio Cipolla dice: ma i politici gelesi, a parte che sono poco credibili in generale, poi c'è la vicenda di Caltacqua. Dice: prima di parlare di acqua e di Caltacqua, parliamo degli organici di Caltacqua e delle assunzioni che a Caltacqua sono state fatte su segnalazione della politica, dei marziani. Molto d'accordo con questo ragionamento, siccome io non ho fatto mai, non ho mai lavorato a Caltacqua, non ho parenti che lavorano a Caltacqua, voglio dire, anche lì facciamolo, però Peppe, c'è Orazio Mili che vuole sapere da te chi è che ha portato Caltacqua a Gela. Caltacqua a Gela l'ha portato un decreto ministeriale del 1998, il decreto Ronghi, se vuole ne parliamo, che ha privatizzato l'acqua in Italia e che è stato un errore storico che ha portato Caltacqua, Gigelli Acqua, Palermo Acque, Trapani Acque, eccetera, eccetera. Tutta l'acqua in Italia venne privatizzata ed è un errore storico quando ci fu la mania di privatizzare. Poi ci furono un periodo storico, se voi lo possiamo affrontare con gli atti, in cui, ribadisco, c'era una giunta di centro-sinistra in città che aveva un sindaco preciso e una giunta provinciale di centrodestra a Calcanissetta che aveva un presidente specifico, e c'erano dei presidenti del lato idrico che si sono succeduti, nominati dal centrodestra e dal centrosinistra, potete guardare chi sono, da tutte le parti politiche,
E questo è stato un errore storico, perché la privatizzazione dell'acqua è un errore storico madornale, perché l'acqua è come l'aria, un bene primario e deve essere un bene pubblico. Poi, se 20 anni fa, 10 anni fa qualcuno, siccome io ribadisco, non ho nessun tipo di problema a parlare di qualsiasi cosa, parliamo di Calzacqua, non so chi ha fatto la domanda sugli organici, parliamo degli organici di Calzacqua, non c'è alcun problema, purché però poi non ti abbia doppio pesismo e si tifi per la città. Almeno remando. Senti Peppe, io questa te la devo leggere per forza perché mi pare interessante. Scusami, ma c'è un messaggio di Eugenio Catania del gruppo Gela Brainstorming che tra l'altro stanno condividendo. Faccio parte di quel gruppo. Ecco, che stanno condividendo peraltro la nostra trasmissione. Lo ringrazio, li ringrazio. Dice quella della CISL Scuola, quello del Partito Democratico e quella di Gela Brainstorming. Allora, scrive Eugenio Catania, guarda che interessante questo passaggio di Eugenio. Mi ricordano l'Ampi, sono anche tesserato all'Ampi. Ecco. Guarda che scrive Eugenio Catania, dice: ma come si fa a non capire che oramai abbiamo a che fare con una politica completamente inconsistente in questa città? Dice, vi provo a spiegare anche il perché, dice Eugenio Catania, questa politica nostra è davvero inconsistente. Oramai a Gela, dice, si formano comitati per qualsiasi problemi che vengono formati da singoli cittadini. Abbiamo il comitato dei cittadini per la difesa dell'ospedale, il comitato dei cittadini per il porto, il comitato dei cittadini per la riparazione del ponte di Tenutella, il comitato per lo sviluppo della fibra ottica, persino comitati per l'apertura della villa comunale. Aggiungo che ce n'è un altro che domani farà una conferenza stampa, che si è formato come comitato per difendere il pontile sbarcatoio dalla sua distruzione, dal suo diciamo, perché c'è un finanziamento oramai della regione siciliana che vuole appunto distruzione del pontile sbarcatoio. Dice giustamente Eugenio Catania: ma secondo voi, se ci fosse una politica attenta a difendere la città su tutti questi temi, ma mica ci sarebbe bisogno di formare così tanti comitati spontanei di cittadini? La verità è che in consiglio comunale non abbiamo rappresentanti di partiti che si occupano di questi temi. E come mai, dice poi, la gente giustamente si allontana dalla politica? Perché per difendere la città o forma i comitati spontanei di cittadini e quindi di base, oppure se deve sperare che sia la politica a fare queste battaglie, buonanotte al secchio. Quindi, caro Peppe, poi ti chiede a proposito, in conclusione, dice ancora Eugenio Catania, mi piacerebbe sapere che cosa ha fatto alla fine il PD con la battaglia su Team Pazzo che aveva iniziato e pare che poi alla fine, insomma, si è inaridita come battaglia. No, non si è inaridita la vicenda su Team Pazzo. La vicenda su Team Pazzo è una vicenda che noi abbiamo portato avanti fin dal primo momento e che stiamo continuando a portare avanti. Il problema è un altro, e se vuoi anche lì dovremmo parlare per ore, perché c'è in corso un lavoro che sta facendo in audizione la commissione, se non mi sbaglio, attività produttive. Il tema però che pone Eugenio è un tema serio ed è un tema ragionevole, perché esiste un tema della frammentazione della politica, e la frammentazione della politica è un tema che indebolisce questa città. Perché se non si rafforzano i partiti, e lì non entrano in gioco i partiti, il Democratico, Fratelli d'Italia, qualsiasi sia il partito, ma se ci sono i partiti più deboli e ogni consigliere comunale svolge un ruolo politico in cui si sente, per essere chiari, da solo il partito, da solo un pezzo di mondo, è chiaro che è più debole la città. Su questo non ci sono dubbi, ha ragione. Però poi alla fine le vicende che riguardano le persone le fanno i partiti, perché poi quando si va a votare alle regionali, non so se mi senti Franco. Ti stiamo ascoltando assolutamente, sì. Quando certo si votano in competizioni politiche come le regionali e appunto le nazionali, che sono le politiche, restano solo i partiti storicamente. Allora a quel punto la selezione della classe dirigente è votare, e ognuno vota per chi vuole, le personalità migliori che può rappresentare una città.
questa idea in cui ci sono uomini soli al comando, apolitici, che hanno grandi storie, a me hanno fatto sempre paura. Gli uomini soli al comando a me piacciono solo nel ciclismo e nella fattispecie quando erano ai livelli di Pantani e Bartali, per capirci, per essere chiari, a quei livelli. E siccome di Pantani e Gela io non ne vedo, noi dovremmo cominciare ad avere più fiducia nei partiti che hanno rappresentanza negli organismi, nei governi, nell'opposizione, nelle commissioni parlamentari, perché non abbiamo di Maradona, no, non ce n'è. E quindi rispetto a questo bisognerebbe ricategorizzare la politica del noi. E la politica dei partiti, poi ognuno può essere di destra, può essere di sinistra, può essere di qualsiasi parte politica, ma è la politica che deve tornare al centro della discussione. Il primato della politica rafforza questa città. Ora, per carità, questa è una città che ha pagato sempre prezzi alti, è una città che ha avuto sempre guasti, però voglio fare, e vi lascio, e vi ringrazio e mi scuso, vi voglio lasciare con una domanda: negli ultimi anni in materia di qualità ambientale, di qualità sanitaria, di qualità nei rapporti con Eni, abbiamo fatto passi in avanti o passi indietro? Tutti gli indicatori ci dicono che abbiamo fatto passi indietro, e prendo come esempio la vicenda Timbazzo, che 5 anni fa, per esempio, un governo regionale che faceva schifo, mettiamola così, però aprì Bello Lampo, Acireale e Gela. Questo è il primo punto. Secondo punto, a livello sanitario, il reparto di medicina è diventato un Covid center, il reparto di urologia è diventato un ambulatorio, l'UTIN era stata finanziata e non si è aperta, il pronto soccorso è una mega stanteria. Tutti questi servizi c'erano, il servizio di ortopedia e il servizio di malattie infettive e il servizio psichiatria chiusi, tutti questi servizi erano stati aperti, oggi non ci sono più. Per carità, non è che noi avevamo una qualità sanitaria che era una roba da Grey's Anatomy, ma oggi noi stiamo parlando di una qualità sanitaria di terzo mondo. Ora, dire che sono tutti responsabili e che fanno tutti schifo equivale a dire che nessuno è responsabile. Va e bene. Questo non va bene. Questo non va bene. Va bene che non va bene. Io sono, perché quando uno dice siete tutti responsabili, sapete qual è il risultato finale? Che nessuno è responsabile. È così. In questa città invece ci sono delle responsabilità diffuse. Io voglio dirla una cosa, che valgono per la politica, per certi personaggi politici, che valgono per l'imprenditoria e per certi personaggi imprenditoriali, che valgono per... Perché dire che colpa tutta di un imprenditore significa assolvere tutti e non capire mai qual è il cuore del problema. Tutto qua. Io vi ringrazio, grazie Franco per l'opportunità. E mi dispiace non aver potuto salutare il mio amico Michele Mancuso. Lo stiamo continuando a chiamare, ma pare che i lavori d'aula si stiano purtroppo prolungando e non... Da quello che, diciamo, so io, non è... Però voglio dire, come? Io non sono in aula, sono nel circolo del Partito Democratico di Niscemi, quindi vabbè, sarà per un'altra volta. Però lo saluto affettuosamente. Se dovesse venire una domanda, la posso fare io, visto che sono stato tempestato di tante domande e ho cercato di rispondere a tutti. Che domanda vorresti? La prima pietra del porto, quando la fanno lui e l'onorevole Falcone? Evitiamo di farci dare date perché siamo stanchi di riceverne. Senti Peppe, ma invece a occhio e croce, per quello che senti, diciamo, tu come sensazione, mica perché nella Commissione Nazionale Antimafia c'è un componente del PD qual è l'onorevole Carmelo Miceli, ma tu, secondo te, dopo questa audizione che c'è stata a Caltanissetta da parte della Commissione Nazionale Antimafia, e per quanto riguarda il territorio nisseno, ma per quello che ci riguarda noi, sai, ci occupiamo sempre solo di Gela e Degelesi, ti aspetti qualche reazione, qualche evento, qualcosa, insomma, questa audizione fatta, secondo te, che cosa sortirà? Per quello che tu senti, diciamo, come, ripeto, sensazione personale. Questo onestamente non lo so. Però so quello che leggo dalla stampa, come la leggi tu. Quando una commissione fa un'audizione e quell'audizione al sindaco della città più popolosa della provincia è un'audizione che dura 3 ore, 2 ore e mezza, da quello che leggo,
e viene secretata, è ovvio che c'è del materiale di cui io non sono a conoscenza, come non sei a conoscenza tu, ne saranno a conoscenza le autorità competenti. Io ho letto il comunicato del sindaco, come l'avete letto di tutti, a quello mi rifaccio, non posso avere altri elementi. Però il dato è che c'è un dato che è inequivocabile, che la commissione ha voluto sentire il sindaco di Gela, perché da quello che capisco... Per la cronaca è stato sentito anche il procuratore della Repubblica del Tribunale di Gela, dottor Fernando Asaro, giusto per dire, sì, che non so è stato l'unico gelese ad essere sentito. Il sindaco. So anche che sono stati, da quello che leggo, sono anche stati sentiti altre forze dell'ordine che stanno... Sì. Che diciamo insistono in città, ma non è il tema. Il tema è però che la commissione ha reso pubblica, infatti il nostro comunicato stampa è perimetrato sulla parte pubblica, ha tenuto la volontà di secretare l'audizione del sindaco di questa città. Quindi io penso che ci saranno degli elementi tali per aver fatto decidere quella commissione che, come tutti sanno, non lo dico come fatto notorio, è una commissione che ha potere di indagine e non è una commissione legislativa, è chiaro che avranno fatto una scelta precisa, appunto, io mi fermo lì, è chiaro che ha un senso, poi quello che succederà io non lo so, perché né so che cosa gli ha detto il sindaco, né so che domande gli hanno fatto alla commissione, leggo che sono stati 2 ore e mezza e leggo il comunicato del sindaco che dice che è stato un confronto produttivo, punto, poi più di questo io non posso sapere, però diciamo a occhio non è una cosa diciamo di secondo piano, è una cosa di primissimo piano. Va bene, stiamo diciamo quindi ad aspettare gli eventi, Peppe, questo mi pare di capire. No, io questo non lo so, questo non lo posso sapere come non lo può sapere nessuno, siamo però chiaramente... capisco che in 2 ore e mezza qualcosa gli saranno detti, ecco, voglio dire, penso di sì, questo mi pare ovvio, non penso che diciamo la discussione sia stata la crisi in Ucraina, nonostante il primo pensiero di tutti noi, avranno parlato di altro, suppongo, questo mi pare ovvio. Va bene, staremo a vedere. Peppe, grazie. Voglio ringraziare te e ribadisco, se lasci come testamento di questa trasmissione la mia domanda all'onorevole Manguto sulla prima pietra del posto. No, guarda, non la faccio per amor proprio. Non la faccio per amor proprio, perché... sui citofoni. Perché no, Peppe, mi dispiace per te, ma non la posso fare questa domanda, perché... Un minimo di autostima ce la dobbiamo dare, no? E quindi, siccome di date ne abbiamo già sentite troppe, almeno io personalmente... credo di avere contato fino a 6-7. Grazie a tutti gli ascoltatori. Ciao Peppe, buona serata al segretario provinciale del PD. Noi, prima di andare in pubblicità, o meglio, prima di andare a salutare i nostri sponsor, vi leggo ancora qualche messaggio e poi ancora una notizia. C'è Fabio Cipolla che mi scrive: andiamo avanti e lavoriamo, ritorno in quella che ho sempre considerato la mia casa politica e il partito nel quale sono cresciuto. Sono dichiarazioni virgolettate. A Palermo, oltre a Trainito, c'erano il presidente regionale Michele Mancuso, l'assessore Nadia Gnoffo, l'altro consigliere comunale Carlo Romano e dirigenti locali del partito come il coordinatore cittadino Vincenzo Pepe e il dottore Antonino Biondo, ex consigliere comunale con un passato nel PD che da tempo ha scelto di sostenere forzisti. E in pratica ci sta facendo sapere Fabio Cipolla, credo, che c'è l'ufficializzazione del passaggio del consigliere Rosario Trainito in Forza Italia. Devo dire che non è una notizia sconvolgente, nel senso che ce l'aspettavamo già da tempo, ma oggi viene ufficializzato. Ecco perché quindi ora capisco, l'onorevole Mancuso, finiti i lavori d'aula, non ci sta rispondendo, perché c'è questa riunione di partito dove sta per uscire, sicuramente già uscita forse la nota con la quale si ufficializza il passaggio del consigliere Rosario Trainito ufficialmente in Forza Italia, che si era ridotta da 2 consiglieri ad 1 dopo l'addio di Luigi Di Dio, e invece appunto con l'ingresso di Rosario Trainito, che voglio ricordare a me stesso è stato eletto nella lista del sindaco un'altra Gela e poi è uscito da quella lista per passare negli indipendenti, nella schiera degli indipendenti, ed oggi invece si ufficializza come consigliere di Forza Italia. Fabio Cipolla poi commenta questa decisione, dice: come facciamo ad avere fiducia nella politica, ennesimo cambio di casacca. E beh, questo è.
Invece vi voglio leggere una notizia prima appunto di passare alla seconda parte, che riguarda ancora la vicenda della guerra in Ucraina, perché è saltato l'incontro che era stato diciamo annunciato per questa sera tra la delegazione russa e quella ucraina, ma è saltato soltanto per una questione di rinvio logistico. Il secondo round dei negoziati tra Mosca e Kiev si terranno infatti domattina nella città di Brest, al confine bielorusso con la Polonia, lo ha reso noto la delegazione russa. Fra gli argomenti di discussione, e questo credo che sia davvero un punto sul quale cominciare a sperare in maniera concreta, fra gli argomenti di discussione che verranno appunto messi sul tavolo di trattativa domani mattina, c'è il cessate il fuoco. La delegazione ucraina ha già lasciato Kiev e quindi è in viaggio verso Brest, questa località al confine tra la Polonia e la Bielorussia. Ci aspettiamo che le due delegazioni domani mattina si incontrino, ha detto il negoziatore russo Medinsky, assicurando che le due parti avevano scelto insieme il sito dove reincontrarsi dopo il primo contatto che si è avuto appunto lunedì in una località segreta tra l'Ucraina e la Bielorussia. Insomma, preghiamo, speriamo, auguriamoci che domani mattina da questo secondo incontro possano cominciare a venire fuori i primi, le prime notizie, diciamo, distensive, e che la Russia la smetta immediatamente di bombardare i civili in Ucraina. Oramai i morti sono, da quello che ci dicono le fonti ufficiali, intorno ai 2000 e forse anche qualcosa di più. Va bene, ci fermiamo un attimo perché torniamo e adesso andiamo a parlare anche di, come dire, vita quotidiana, di tasche, di soldi, di quanto i gelesi devono spendere persino per comprare i beni di prima necessità, aumenti a raffica, e tra questi anche quelli del pane, che è passato e raddoppiato fino a quasi a 5 euro al chilo. Ma ne parliamo dopo la pubblicità, o meglio dopo aver salutato i nostri sponsor, gli amici che ci aiutano ad andare avanti. Lo dico alla radio. Lo dico alla radio, in FM e in radiovisione sui canali social di Radio Gela Express e il gazzettino di Gela.it. Lo dico alla radio, il fascino della radio e la vivacità dei social media in sinergia. Sempre disponibile nel podcast del sito radiogelaexpress.it e il gazzettino di Gela.it. Hermes TV. Dal 1 gennaio 2022, nello smartphone, nel tablet, nel computer, nella Smart TV, sul sito web, sull'app e sui social network. Polo Universitario Telematico Eschilo, la sintesi delle due università telematiche più prestigiose d'Italia, Pegaso e Mercatorum, con sede di esami a Gela. Inoltre tutti i vantaggi della formazione e delle certificazioni informatiche e linguistiche con materiale ed esami 100% online. Pegaso e Mercatorum, da oggi studi e sostieni gli esami universitari online. Per iscrizioni e informazioni, Corso Vittorio Emanuele 197, Palazzo Regina Margherita, Gela. Per tutti i dettagli visita il nostro sito e la nostra pagina Facebook. PLM Engineering Group SRL è presente in tutto il mondo e operativamente attiva in raffinerie, impianti petrolchimici, trattamento fumi, opifici industriali, impianti di cogenerazione, aeroporti. PLM Engineering Group SRL, manutenzione impianti industriali, costruzioni skids, prefabbricazione e montaggi. PLM Engineering Group SRL, la risorsa umana è il nostro background. Presenti sui social, LinkedIn, Facebook e Twitter. Costruisci il tuo successo con T-Forma. T-Forma è il centro di formazione accreditato dalla Regione Siciliana che eroga corsi certificati. T-Forma è recupero anni scolastici, preparazione universitaria, corsi di laurea online, master di primo e secondo livello, corsi di alta specializzazione, preparazione ai concorsi. T-Forma, formazione, servizi alle imprese, sicurezza sul lavoro, certificazioni informatiche e linguistiche. T-Forma si trova a Gela in via Venezia 313. Cerca le nostre offerte formative nelle pagine social di Forma. Albert Engineering and Project è una giovane società di ingegneria multidisciplinare, ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica ed efficientamento energetico. Albert Engineering and Project è leader nella gestione del Superbonus 110, con oltre 40 tecnici qualificati, accompagna il cliente dal primo contatto a fine lavoro. Ha avviato 25 cantieri e oltre 35 sono in fase di apertura. Albert Engineering and Project dispone di solida esperienza nell'europrogettazione che ha consentito
consentito di accedere a 14 progetti di ricerca e sviluppo di medio-grande dimensione in collaborazione con primari atenei italiani. Albert Engineering and Project ha sede a Gela in via Venezia 313, sul web albertengineering.it. Informati meglio. Il Gazzettino di Gela.it. Cronaca, politica, sport, attualità e tanta cultura. Bene, bene, rieccoci tornati in diretta. Ci siamo presi qualche istante perché i nostri due ospiti della seconda parte di Lo Dico la Radio del mercoledì hanno avuto qualche difficoltà prima di poter essere contattati per un motivo o per un altro. Adesso comunque dovremmo averceli, almeno uno ce l'abbiamo. Di cosa parliamo? Vi avevo già anticipato che insomma sono giorni in cui le tasche dei gelesi si stanno letteralmente impoverendo in maniera davvero molto preoccupante, perché le bollette della luce, le bollette del gas, sono arrivate delle stangate davvero terrificanti, e il costo di qualsiasi bene, dalla benzina alla nafta ai beni di consumo, sono aumentati vertiginosamente. Ma quello che ha fatto, come si suol dire in gergo, come goccia far traboccare il vaso è stato questo aumento davvero esagerato del pane, del prezzo del pane, che dall'oggi al domani si è visto raddoppiare e che ha mandato davvero in frantumi la, come dire, anche la pazienza e oltre che la resistenza delle economie familiari gelesi. Ne parliamo stasera con due ospiti, ripeto, non so se sono entrambi già collegati, il mio Enzo Cusumano mi conferma che sono già con noi entrambi. Vado a salutare e ringraziare Rocco Pardo, presidente della Confesercenti. Non so se ce l'abbiamo, Rocco. No. E allora nel frattempo saluto, almeno speriamo che ci sia il secondo ospite, Giovanni Vancheri, che è il responsabile zonale di Adiconsum, l'associazione che è a difesa dei consumatori. Giovanni, ci sei almeno tu? Sì, ci sono. Ecco. Ciao, buonasera a tutti. Grazie, grazie a tutti. Giovanni Vancheri, buonasera, ben trovato. Grazie. Giovanni, amico di vecchia data, personale devo dire. Grazie. E che me lo sono ritrovato a un certo punto in questo ruolo importante, delicato sì, ma importante, che è quello di responsabile dell'associazione che è diciamo a difesa dei consumatori. L'altro ospite che comunque dovremmo recuperare tra qualche istante, lo avevo già salutato prima, è Rocco Pardo, presidente appunto di Confesercenti. Il nostro Enzo Cusumano sta cercando appunto di raggiungerlo, credo che è impegnato in un'altra riunione e probabilmente insomma sta cercando di liberarsi. Giovanni, partiamo subito dal dire che sono giorni davvero pesanti in tutti i sensi, perché per chi come noi
esce da 2 anni di pandemia snervante, stancante, usurante, e poi con danni che ha provocato all'economia, oltre che noi a Gela abbiamo pagato un prezzo altissimo anche in termini di vite, abbiamo dovuto piangere tantissimi gelesi che sono morti per colpa del Covid, ma ci sono state davvero drammatiche conseguenze all'economia di tante attività, eccetera. Adesso questa guerra in Ucraina, ma in generale devo dire che c'è una recrudescenza sul fronte dei prezzi che è davvero drammatica. L'ultima, ripeto, che è quella che sembra avere fatto traboccare il vaso, la goccia dell'aumento del prezzo del pane. Però perdonami, perché nel frattempo credo abbiamo già raggiunto Rocco Pardo, lo vado quantomeno per ora a salutare e a ringraziare per essere con noi nonostante gli altri impegni che ha e che continua forse addirittura ad avere. Grazie Rocco, buonasera, ben trovato di essere con noi all'Udicola Radio. Grazie a te Franco, un saluto a tutti i radiotelespettatori. Grazie Rocco. Allora Giovanni, partiamo da questo ultimo aumento che davvero sta mettendo seriamente a repentaglio, diciamo così, la tenuta persino non solo economica ma anche psicologica dei gelesi. Un raddoppio del prezzo del pane improvviso che insieme a tutti gli altri aumenti che ci stiamo vedendo calare dall'alto in questi giorni sta disorientando i cittadini. Che succede? Già noi ce l'aspettavamo, noi come Adconsum avevamo già registrato a livello regionale questo aumento per quanto riguarda le materie prime che poi comportavano anche la produzione del pane, quindi è chiaro che il consumatore, visto che è l'ultimo e il consumatore è quello finale, ovviamente è chiaro che va a sperimentare subito questi rialzi. Noi abbiamo visto già dall'inizio dell'anno, veramente a cavallo fra dicembre e gennaio, un aumento sopracitato per quanto riguardano i prodotti energetici, in particolar modo parliamo del prezzo delle farine a livello sia del grano tenero e del grano duro, che sono arrivati ad avere veramente importanti aumenti, circa l'80% e il 70% per quanto riguarda la parte che interessa il grano tenero. Quindi noi ci aspettavamo chiaramente questo aumento, però in più l'ultima è stata quella per quanto che riguarda anche la benzina, l'aumento della benzina che è il gasolio che ha avuto un incremento importante, quindi anche la catena distributiva è chiaro che va ad essere aumentata, perché chiaramente il 90% per quanto riguarda la logistica va su gomma e quindi anche lì il prezzo è importante. Poi l'aumento del GPL ha fatto tutto. Del metano, e quindi chiaramente i parificatori sono dovuti riunire per vedere un attimo di aumentare il prezzo del pane, che ci siamo ritrovati dall'oggi al domani. Noi come associazione con Adconsum abbiamo già fatto a livello nazionale un confronto col governo in materia per capire un pochettino dove si poteva smussare per quanto riguarda gli oneri di sistema, in modo tale da poter diciamo diminuire le accise o qualcosa e le tasse che gravano su tutto il sistema, in modo tale da poter, non dico diminuire, ma almeno dimezzare quello che sono gli aumenti. Quindi questo, adesso con l'avvento che c'è stato per quanto riguarda la guerra, è chiaro che tutto è diventato molto, molto più difficile. Quindi stiamo aspettando questo tavolo a livello nazionale per capire un po' come muoverci, è chiaro. Rocco Pardo, diciamo che veramente della serie piove sul bagnato, perché questi aumenti così indiscriminati e che stanno colpendo, devo dire, tutto. Perché io voglio portare un esempio banale, almeno una volta alla settimana compro il panino a McDonald's a mia figlia la piccola, no? Allora a un certo punto la settimana scorsa lo stesso panino che avevo sempre pagato una cifra, facciamo l'esempio perché adesso non voglio poi, metti che pagavo 5 euro, 6 euro, a un certo punto me lo sono trovato un euro in più. Chiedo alla signorina della cassa, dico ma scusate, la settimana scorsa l'ho pagato 6 euro, perché ora 7 euro? E dice ma guardi che è aumentata la luce, è aumentato il gas e noi questi aumenti purtroppo li dobbiamo scaricare sui prodotti che vendiamo. Ed era diciamo purtroppo anche persino logico, no? Perché anche noi diciamo così privati avevamo avuto questa stangata con le bollette che erano arrivate sia della luce che del gas.
chiaramente quando ti dicono così che vuoi farci. Però questa vicenda del, dell'aumento del prezzo del pane, Rocco, davvero sembra essere stata la, la classica goccia che fa traboccare il vaso. Oggi ho sentito un sacco di gente e l'argomento era praticamente quello, basandosi sui fatti locali, no? Poco fa Diego Livoti su, sullo streaming live di Facebook mi ha fatto una battuta: da domani compriamo le brioche che costano di meno rispetto al pane. E mica è tanto una battuta, sembrerebbe, diciamo, farci tornare ai tempi della Rivoluzione Francese, quando questa battuta scatenò l'ira della popolazione francese, la battuta detta da, chiaramente dalla regina, e da lì poi si scatenò la, la Rivoluzione Francese. Però sembra, sembra, ripeto, una battuta ironica, sarcastica, ma siamo vicini, così come l'acqua la paghiamo a gela più cara quasi della, della Coca-Cola, è vero che sta per finire che il pane ci costa più che le brioche. Franco, hai detto bene tu, ringrazio dell'analisi che ha fatto l'amico Giovanni pure, quindi che rappresenta le associazioni dei consumatori. Sì, è vero, il pane ha fatto, sicuramente è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma ricorderei a qualcuno che è dal 2002, quindi da 20 anni che non veniva toccato il listino del pane. Quindi questi padri di famiglia hanno, si sono sobbarcati, io dico, 20 anni di aumenti, e io sfido chiunque a pensare che da 20 anni non sia aumentato nulla. Ritorno poi a ribadire che purtroppo stiamo uscendo da una situazione di pandemia non semplice, non facile per le attività commerciali, e tu, bene o male, se ti fai una passeggiata o ci facciamo una passeggiata nel corso Vittorio Emanuele, via Palazzi, già la tocchiamo con mano di quante attività commerciali hanno chiuso. Purtroppo io dico, qua c'è la guerra dei poveri, c'è la guerra dei poveri, e purtroppo la materia prima, che è il pane, è quello che balza di più agli occhi della gente, ma purtroppo non ce la facevano più a tirare avanti con prezzi che erano al di sotto logicamente della soglia di avere un utile lavorando la materia prima. Poi, premesso Rocco, perdonami, non ti voglio interrompere, sì, ma aggiungo, no, giusto per evitare che ci siano fraintesi, premesso che solidarietà ai panificatori, che credo non stiano assolutamente strumentalizzando nulla, anche loro vivono una situazione assolutamente drammatica. Mi faceva specie però, forse perché persino nella Bibbia è detto che bisogna assicurare il pane quotidiano, come suol dire, però proprio questa vicenda del pane sembra avere avuto un impatto sulla opinione pubblica, sulle famiglie stesse, Rocco, persino maggiore alle stangate terrificanti che sono arrivati con le bollette dell'Enel, del gas. A proposito di battute, c'era una battuta che circolava nei social qualche giorno fa, uno che diceva: io non mi vanto, ma anche io faccio dei viaggi costosissimi, per esempio sto tornando dal rifornimento di benzina, giusto per dire che, insomma, andare a fare rifornimento oggi è quasi un lusso, è quasi una vacanza, è quasi un viaggio, perché tutto è aumentato in maniera spropositata, no? Però questa vicenda del pane, Rocco, perché ha colpito così tanto l'opinione pubblica e la gente comune? Perché purtroppo c'è stato, io dico, c'è stato un aumento in percentuale che ha dato subito è andato subito agli occhi di tutti, perché da 2,50 passare a 3,50, capisci che stiamo parlando del 60-70% di aumento, del costo del pane. Poi c'è qualcuno, logicamente, che ancora non dei panificatori che ancora insiste a vendere il pane sotto costo, ma oggi parlando con alcuni amici anche delle forze dell'ordine, andava agli occhi proprio questo, dice: ma come fanno loro a lavorare sotto costo? Ma non è che c'è per caso qualche manina traviata, cioè non è che prendono la farina sotto banco? E già questo sta portando a una riflessione anche da parte delle forze dell'ordine, che anche loro i conti se li fanno, dice: non si può lavorare, c'è qualcosa che non va di nero, c'è qualcosa che non quadra alle forze dell'ordine. Quindi io invito semplicemente a rifarsi i conti, a vedere effettivamente
Poi, Franco, parliamo che il prezzo è libero, quindi non c'è nessuna imposizione di 3,50 euro, 4 euro, 5 euro, in funzione ai costi che hanno possono fare il prezzo che vogliono. Allora loro, su questo Rocco ti prego, ci arriviamo e ci andiamo, perché sì, il discorso, diciamo, non so come definirlo, però della troppa libertà, persino quasi selvaggia, nel chiunque mette un prezzo, chiunque decide se venderlo di domenica, chiunque decide se venderlo per strada o a domicilio, chiunque, cioè non le c'è una regolamentazione. Le leggi ci sono, però ne dovremmo parlare meglio come vengono applicate e soprattutto come vengono rispettate. Però volevo venire a te, caro Rocco, perché a dar manforte al tuo ragionamento c'è un bravo commercialista, un bravo operatore dei conti, che è Franco Volasini, che dice: guardate che con il raddoppio del costo della farina e poi con l'aumento del gas, della luce, alla fine questi panificatori stavano materialmente producendo quasi in perdita. E allora, proprio per evitare probabilmente quello che Rocco prima diceva, cioè fare mettere in cattiva luce questi panificatori, che qualcuno si poteva fare venire il gribizzo e il dubbio che avessero, diciamo così, delle strane metodologie per produrre il pane, allora è chiaro che comunque, anche per una questione di sopravvivenza, è venuto fuori questo aumento che, ripeto, siccome dalla notte all'indomani non è stato un aumento che un quartino da 50 centesimi è passato a 60, da 50 centesimi è passato a 80 o a volte anche un euro. No, Franco, no, questo no, perché il quartino è passato da 70, perché a volte il consumatore finale, io dico, no, il pane per legge si deve vendere a peso, va bene? Poi io dico, c'è sempre il furbetto del caso che la forma la fa da 350 grammi e la vende per mezzo chilo. Cioè, è un altro discorso. Cioè, non, io dico, invito i consumatori a farsi pesare il pane e a pagare effettivamente. Ecco, un altro problema, per esempio, è il prezzo a peso e non il prezzo a pezzo. Ma è per legge, per legge che è così. Cioè, per legge, anni, Rocco, sai che per legge non viene però poi sviluppata questo tipo, diciamo, di legge, no? Nel senso però che io, Franco, io ho tu preso compri il pane a peso, a comprare, Rocco? Il pane e me lo buttano sopra la bilancia. Io sì. Ma già da tempo. Massimiliano Giorrannello, presidente del comitato di quartiere San Giacomo, mi scrive: nessuno lo vende a peso, non scherziamo. Però no, se tu, il tuo panificatore lo vende a peso. Se lo fanno pesare, perché nessuno lo vende a peso? Se il consumatore finale va ad acquistare il pane e dice: scusa, me lo pesi, quant'è al chilo? È 3 euro, 4 euro al chilo? Se è 350 grammi, io lo pago a peso, cioè non è che lo pago a forma. Cioè, la legge non prevede questo, la legge prevede la vendita a peso. Quindi, se non lo fanno, invito immancabilmente i consumatori a far rispettare la legge, perché solo così noi riusciamo anche. Non dovremmo neanche noi chiederlo, dovrebbe essere in automatico. Invece, se non è in automatico, per molti panifici non viene seguito, non viene fatto. Perfetto, però lei mi insegna che se non lo fanno, la cintura non la si porta in automatico, però se ci fermano senza cintura ci prendono la multa. Dico no, quindi anche perché debbono battere lo scontrino, se a lei la fermano fuori dal panificio con lo scontrino in mano, che ha pagato mezzo chilo di pane, la Guardia di Finanza pesa il pane ed è 350 gradi, è frode in commercio. Va bene, quindi non è che... Secondo sempre Massimiliano Giorrannello, soltanto i supermercati vendono il pane a peso. Questo dice Massimiliano Giorrannello. Vincenzo Pisano poi la vuole buttare anche un po' a sdrammatizzare, così come fanno altri. Per esempio, che ne so, c'è il nostro amico Paolo Scicolone che sta coniando, secondo me, un nuovo must, perché dice: per il compleanno della mia compagna regalerò un quartino, come per dire un quartino è per sempre, mentre una volta si diceva che era un diamante che era per sempre, insomma. Però, battute a parte, devo dire che tutto sta diventando troppo caro. Perché? Perché tutto diventa poi troppo caro? Perché tutto aumenta e gli stipendi invece no. E la gente con lo stesso identico stipendio deve far fronte al raddoppio del costo dell'energia elettrica, al raddoppio del costo del gas, al raddoppio del costo dei beni di consumo, persino quelli di prima necessità come il pane. E siccome già a Gela paghiamo a peso d'oro l'acqua,
che è un furto a mano senza mano, ecco, non potabile. Ti ricordo che o meglio, io potabile fa, ma non bevibile. Potabile ma non bevibile. Bravo, questa vergognosa, diciamo così, novità che hanno inserito solo per l'acqua di Gela. E Nicola e Ausilia, la cognata, visto che poco fa si parlava dei tanti comitati che si sono formati a Gela in questi ultimi tempi, dice: formiamo il comitato pro pane. Vincenzo Pisano, io comunque se posso intervenire, sì. Franco, ti volevo, ho fatto così un excursus anche a livello regionale sul prezzo del pane, e bene o male siamo in linea con a livello regionale, il costo dell'euro in più è questo. Siamo stati gli ultimi a Gela ad aumentare il pane. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Questo devo dare atto, che è stato così, nel senso che già nella provincia di Catania il prezzo del pane era già stato aumentato, anche nella provincia di Ragusa, Siracusa, Trapani, Agrigento. Nella provincia di Alcamo siamo intorno a 3,60 euro al chilo, quindi tutto sommato noi, diciamo, se si può dire, reggiamo, ovviamente sempre pensando che l'euro ovviamente per la famiglia adesso è veramente importante, perché un euro a una famiglia per chilo di pane è chiaro che va pesa in maniera importante. Senti, però, Rocco, una curiosità che non è solo personale, me l'hanno girata oggi diverse persone quando parlavano di questo problema del prezzo del pane, mi chiedevano: ma poi, tra l'altro, questo pane che mangiamo a Gela viene impastato, viene fatto con l'acqua che esce dai rubinetti, e tutti sappiamo qual è la qualità e il livello di qualità della nostra acqua, che, ripeto, costa a peso d'oro, ma francamente abbiamo detto è potabile ma non bevibile, ma è persino elegante definirla potabile, no? Anche quello, voi di Confesercenti, Rocco, avete mai per esempio sollevato il problema della qualità, soprattutto dell'acqua, che, perché sulla farina, sulla farina ognuno può usare quella che vuole, diciamo, ecco, però l'acqua è uguale per tutti. Sicuramente, io ti ricordo e vorrei ricordare anche ai radiotelespettatori che a Gela ci hanno obbligato a mettere dei deferizzatori, sia panificatori che ristoratori, perché dovevamo rendere l'acqua potabile anche per cucinare, va bene? Quindi io ti posso garantire che un buon 80% hanno tutti sia deferizzatori, perché la nostra acqua era carica di ferro, sia impianti addirittura osmosi inversa, va bene? Poi se c'è qualche panificatore che non ha l'impianto, questo non lo so, io non sono deputato al controllo, dico quantomeno, però a detta di tutti abbiamo il pane più buono d'Italia. Voglio dire, questo è un bando, sarà forse per l'acqua che non è potabile. Paradossalmente, dici, no? Paradossalmente, dico, va bene, paradossalmente, dico, non... Senti Giovanni, come difende Adiconsum questi consumatori che in questi giorni stanno prendendo sberle a destra e a manca diciamo, in maniera indiscriminata? Abbiamo chiesto, ma già da un po' di tempo, quando abbiamo visto l'aumento delle farine, abbiamo subito capito che da lì a poco sarebbe successo l'aumento, l'avremmo avuto, e poi la cosa che ha fatto traboccare in fase è stato anche l'aumento del gas, che chiaramente per chi panifica è importante. Se ancora ci aspettiamo aumenti, sì. Lo so, infatti. Sì. Mentre il governo, perde tempo per i famosi ristori. E quindi noi abbiamo chiesto un tavolo, ma a livello proprio nazionale, come ad esempio, un po' per capire dove si poteva andare almeno a gustare, perché magari sul discorso dell'accise, sul discorso per chi fa questa attività, avere degli sconti oppure dei ritorni economici, in modo tale che non sia così incisivo il prezzo dell'energia o il prezzo per quanto riguarda il gas in questo caso. Quindi per noi, però ora col blocco che c'è stato della guerra, purtroppo tutto si è veramente fermato, e chiaramente i tavoli si dà priorità ad altri, e chiaramente questo è il risultato, dobbiamo attendere che ci sia qualcosa. Da voi avevamo la scusa, Giovanni, sì, prego, della Rocco. Pandemia, ora abbiamo la guerra, ma il popolino sta soffrendo maledettamente, e i poveri aumentano assolutamente, purtroppo sì, visto tra l'altro, ripeto, che come dicevo prima,
tutto è stagnante e sul fronte degli stipendi e sul fronte delle assunzioni, e quindi se le economie in entrata sono le stesse o addirittura sono peggiorate e le economie in uscita sono in maniera davvero esponenziale aumentate, è chiaro, come diceva Rocco Pardo prima, che poi aumentano i poveri. E purtroppo devo dire che questa vicenda, diciamo, di questa guerra in Ucraina sembra davvero una sorta di colpo ferale a quelli che erano gli equilibri di un'economia che purtroppo stenta a decollare. Volevo chiedere a Giovanni Vancheri se per caso nella sede di Adiconsum, insomma, in questi giorni si è visto arrivare cittadini che chiedono lumi su come difendersi da questi attacchi, diciamo, frontali che arrivano da chiunque. No, in questo momento no, non sono arrivati. Noi abbiamo avuto più che altro persone per quanto riguardano l'attività delle bollette e poi il discorso Tari che sta venendo fuori, ma non siamo qui a parlarne e non è questo diciamo la sede, per quanto riguardano queste bollette che sono arrivate perlomeno delle e quindi sono venuti da noi. Però sul discorso che riguarda l'aumento del pane, no, non abbiamo avuto nessuna, ma adesso soltanto qualche giorno, quindi ancora la gente così non ha avuto secondo me modo neanche di io l'altra volta pensavo anche questo mentre che voi discutevate, perché anche il fatto del latte è aumentato senza che ce ne siamo accorti, senza che io raccompavo la ricotta ha aumentato 50 centesimi nel giro di 50 centesimi nel giro di niente, quindi anche lì come vedete alla fine no, ma credo che non ci sia un settore o un prodotto che in questi ultimi tempi non abbia subito un rincaro, non sia stato ritoccato al rialzo, perché ripeto, quando ad aumentare sono per esempio energie elettriche e gas, chiunque produce evidentemente è costretto ad aumentare il prezzo della produzione, perché aumenta il costo della produzione, è persino automatico. Il problema è che il governo è da 3 mesi che discute di dare aiuti e ristori rispetto a queste stangate, ma in realtà di fatto gli aumenti sono arrivati, i ristori invece no. E questo Rocco Pardo Solo la Confesercenti, non è 3 mesi, è 2 anni che abbiamo fatto una miriade di riunioni in prefettura per questi aiuti. Gli unici aiuti che sono arrivati a qualche commerciante che aveva la possibilità di averlo sono stati altri finanziamenti, cioè altri debiti che ci siamo fatti con le banche. Finanziamenti slash prestiti, che sono poi soldi che devono tornare. Sono prestiti che dobbiamo rientrare fra un anno, dobbiamo iniziare a ritornare alle banche, quindi non so come si farà. Come fanno a chiamarli aiuti questi, francamente? Ma quelli non sono aiuti, l'abbiamo detto in tutte le lingue, in tutte le salse. Questi sono semplicemente, c'hai presente se c'è un malato in agonia, gli hanno semplicemente prolungato l'agonia. Ma poi il malato, secondo me, lo stanno facendo morire e non gli stanno dando aiuto, la medicina giusta per guarire. Senti Rocco, ma con le altre associazioni, per esempio, state concordando qualche intervento, qualche iniziativa, qualcosa insomma che possa smuovere queste acque stagnanti che stanno portando Franco, davvero noi, ad affogare tutti? Io sto attenzionando, oltre al problema dei panificatori che in questa settimana abbiamo attenzionato, adesso abbiamo il problema dei balneari che ci sarà una manifestazione a Roma per via delle concessioni demaniali. Quindi in settimana faremo una riunione qua a Gela e ci stiamo organizzando i titolari di Lido per partecipare a questa manifestazione. Come vedi i settori sono tutti in subbuglio, dal settore abbigliamento al settore balneare, non c'è un settore felice in questo momento. Sì. L'unico settore che ha aiutato tra l'altro questa crisi senza fine è il settore online, che non è controllato da nessuno, la fanno da padroni. È una giungla. Sì, è una giungla completamente, una non giungla. Regolamentata tra l'altro, non regolamentata, e quindi lì la gente acquista di tutto e di più e non c'è più nemmeno il rapporto. La settimana scorsa ci siamo fatti un giro anche per capire cosa stava succedendo nei centri commerciali, perché ci arrivavano anche segnali negativi nei centri commerciali. Ti posso garantire che c'era una confusione, gente che passeggiava ma buste non ne vedevamo, quindi la gente vuole uscire, vuole svagarsi, ma non avendo
nel borsellino la moneta, ahimè, poco compra. Come dicono nel sud Tirolo, insomma, food e malavinneta, ecco. Food e malavinneta, bravissimo. Purtroppo. Quindi da noi purtroppo è ancora più accentuata, perché logicamente se tu pensi che le nostre arterie commerciali oggi è diventata la via Venezia e hanno, diciamo che si è abbandonato il centro commerciale, per me naturale, perché sono storico, particolarmente legato al centro storico, e la settimana scorsa abbiamo di nuovo riproposto all'amministrazione comunale un'attenzione maggiore per il centro storico, perché è una desolazione passeggiare la sera qualche volta sul corso. Sì, sì. Una volta era 350-360 giorni all'anno festa, so, andare in piazza sul corso. Oggi è davvero desolante, non solo per le poche persone che ci sono, ma per i tanti negozi chiusi. Attenzioni queste, perché il problema, caro Franco, non è, io mi sono permesso di dirlo, non è più commerciale, ma è diventato sociale. Sociale, sì, va bene, perché chiudendo le attività e i dipendenti a spasso, il problema il sindaco ce l'ha dietro la porta, perché è una bomba a orologeria, cioè non, la gente deve mangiare pure. Paolo Scicolone dice che ti chiamerà prestissimo, Rocco, perché ha un'idea che vuole condividere con te, con voi di Confesercenti. A disposizione, lo stesso a disposizione, Paolo Scicolone, anche perché noi stiamo lavorando anche per questo. Lo stesso Paolo Scicolone cerchiamo che dice, di fare rete e cerchiamo di sostenere la nostra città. Assolutamente, lo stesso Paolo Scicolone dice che sostiene con una battuta, diciamo, caustica: il governo dei migliori, ridateci i peggiori. Sono questi, ma diciamo, veramente. Invece Massimiliano Giorrannello si rivolge a Giovanni Vancheri e gli dice: Adiconsum dovrebbe non controllare il prezzo, che è legittimo visto i tanti rincari su tutto, ma bensì la legittimità della procedura del peso a norma di legge. Giovanni, questo è, diciamo così, l'input che ti lancia Massimiliano Giorrannello, che vi lancia, insomma, come Adiconsum. Sì, certo, così, ma il discorso che noi dobbiamo, perché purtroppo noi quando andiamo all'acquistare il pane è quasi in automatico, mediamo il 2 kg, media il chilo, ce l'ho in carta e questo è quanto. Ovviamente chiunque può porre il discorso del peso, può giocarci e può chiaramente guadagnarci, quindi è chiaro che è l'utente che è poi quello finale, che deve comunque diciamo chiedere e ottenere il peso del pane. Quindi però Giovanni, te lo chiedo io questo, perché davvero più che mi incuriosisce, sì, mi inquieta. Quello che mi inquieta è praticamente: ma questi consumatori, che siamo assolutamente alla mercé di tutto e di tutti, no? Ma come possiamo essere tutelati? Cioè, noi il giorno prima siamo andati adesso ripeto, non ce l'abbiamo per niente con i panificatori, anzi tutt'altro, però no, facciamo un'altra cosa, mettiamo il pane ci serve solo perché è l'ultimo esempio, e ripeto, purtroppo oggi è diventato un po' l'ago della bilancia o la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Però a noi consumatori come ci si deve tutelare dal fatto che ieri vado a prendere il pane a 1,50 euro, ci vado l'indomani e lo trovo a 3 euro? Cioè, io ho il diritto di essere avvisato il giorno prima: guardate che da domani il prezzo aumenta, guardate che c'è questo. Cioè, può essere che il consumatore va lì e deve essere solo bastonato al momento in cui va alla cassa? Cioè, la cosa che tu la devi sapere, la devi sapere al momento in cui devi andare a pagare il prodotto che hai acquistato. Cioè, non c'è nei confronti del consumatore un minimo di tutela, di difesa, di aiuto rispetto a come uno si deve comportare? Perché, e poi lo giro pure a Rocco questo interrogativo, cioè, ma è normale aumentare le cose senza, diciamo, renderle note prima, un minuto prima di quando uno va ad acquistare le cose? Certo, sicuramente la forma non è stata delle migliori, questo diciamo che è pacifico, il fatto che comunque non sia stato... però noi, ripeto, come associazione consumatori, è chiaro che le leve che noi abbiamo è mettere in moto il nostro sistema e fare in modo che, insomma, a livello nazionale ci ricominci in accordo che questi aumenti vanno a intaccare un qualcosa che è fondamentale per oggi per le persone. Quindi è chiaro che non può avere un aumento spropositato, ma deve essere controllato. Non solo, ma ripeto, ci deve essere una comunicazione, Rocco, cioè tutta la solidarietà di questo mondo nei confronti di chiunque, e anche chiaramente nei confronti dei panificatori.
tutto giusto quando dici ma è da 17 anni che a Gela il pane non subiva aumenti, però ti è sembrato giusto e corretto la metodologia di come questi aumenti sono stati calati sui consumatori gelesi? No Franco, purtroppo di normale in questo periodo non c'è nulla, non c'è nulla. Io comunque ci tengo a precisare che c'è un pochettino di confusione, nel senso non nostra o dei partecipanti, ma della gente comune. Cioè i rappresentanti sindacali, sia datoriali che i consumatori finali, noi possiamo solo sensibilizzare, va bene? Non abbiamo il compito del controllo o possiamo multare chi non si comporta bene. Una cosa che possiamo fare assieme a Giovanni o assieme ad altre associazioni è cercare di fare una campagna di sensibilizzazione, cercare un attimo di calmierare quantomeno il possibile, ma non l'impossibile, va bene? Cioè, questo lo possiamo fare, ma di comune accordo, perché è nelle nostre corde farlo. L'abbiamo già fatto in silenzio, affrontando la problematica con i nostri associati. Poi, sai benissimo, noi rappresentiamo una fetta di economia. Magari l'altra Ma con le altre parte. Associazioni Rocco, per poter poi magari monitorare il 100% dei diciamo dei vostri ci siamo incontrati perché ti chiedo per esempio come mai non si riesce a trovare una adeguata regolamentazione, faccio un esempio su tutti, sull'apertura delle domeniche dei panificatori, perché lì chi apre, chi chiude, chi non chi, Franco, chi... noi l'abbiamo trovata, noi l'abbiamo trovata e l'abbiamo anche condivisa con l'amministrazione. La legge regionale parla in maniera chiara, la prima e la terza domenica, le altre domeniche bisogna stare chiusi, però non possiamo noi farci il giro chi è aperto e chi è chiuso. Ma non voi di Confesercenti, ma ci deve essere qualche autorità locale. Ma sono l'autorità locale, ha detto bene, l'autorità locale che tra l'altro noi segnaliamo anche la domenica quando c'è qualcuno che apre, è stato pure segnalato, va bene? Diffidato, logicamente il problema è, dice, ma io ho da pagare le bollette, ho da pagare questo, e a volte magari il cuore diventa piccolo e si sorvola, però il problema è che questo è purtroppo, io dico, un periodo strano per tutti, ma le regole ci sono, la legge c'è, va rispettata e noi dobbiamo lavorare per questo, ma lavorare tutti insieme, perché ti torno a ripetere, con CNA, con Casa Artigiani, con Compartigianato ci siamo incontrati e abbiamo stabilito anche eventuale rotazione, turnazione da parte dei panificatori. Fermo restando che la grande distribuzione che la domenica apre e inforna le famose baguette sono illegali, va bene? Perché non possono rigenerare il pane, loro debbono vendere così com'è. Il pane fresco fino alla mezzanotte del sabato, poi è vietato panificare dalla mezzanotte in poi della domenica. Va bene. Giovanni, sì. Rocco sta chiedendo insomma una sorta di allargamento della collaborazione, oltre che tra varie associazioni di categoria, anche con Adiconsum, che deve difendere e proteggere e tutelare i consumatori. Insomma, insieme vediamo di trovare delle soluzioni che possano portare a migliorie di questo settore. Adesso che cominciamo a muoverci e possiamo anche vederci, non più via web, ma proprio vederci fisicamente è ancora meglio. Sicuramente. Va bene, vi lascio, perché purtroppo dobbiamo andare a concludere, con un messaggio che viene da casa e che ci scrive Daniele Manichino. Non so se lo volete condividere o no, nel senso lo volete commentare. Daniele dice, guardate, diciamoci la verità, una volta il pane di Gela era talmente buono che potevi mangiarlo anche dopo 3 giorni e sempre buono era. Oggi, il giorno dopo, lo devi buttare. Abbiamo perso in qualità e nel frattempo è aumentato in maniera spropositata il prezzo. No, questo no, è non quello condivido, che pensa Daniele. Non condivido, consiglio solo al nostro amico Manichino di cambiare panificatore, che questo non è un pane di Gela sicuramente, non è un panificatore di Gela. Ok, va bene. Giovanni, prima di salutarci, hai ancora qualcos'altro da dirci? No, vi ringrazio anche per avermi invitato, grazie. A te, grazie a voi, grazie a Giovanni Vancheri, responsabile zonale di Adiconsum, e grazie a Rocco Pardo, presidente di Confesercenti. Grazie a voi e a tutti i telespettatori.
Grazie, buona serata allora intanto ai miei due ospiti di questa seconda parte di Lo Dico alla Radio. Io prima di andare a concludere, sapete che ho il piacere di andare a ringraziare tutti quelli che hanno messo mi piace alla nostra trasmissione, vi volevo leggere più che altro una ultima ora che viene proprio sempre da diciamo da Kiev e da Mosca in questo caso, perché è ufficiale che domani questo secondo round dei colloqui bilaterali Mosca-Kiev, quindi Russia-Ucraina, avranno al centro della discussione il cessate il fuoco. Sul tavolo della trattativa, infatti, il primo punto all'ordine del giorno sarà il cessate il fuoco. E mi auguro di tutto cuore che questo punto venga raggiunto prima possibile e nel migliore dei modi, di modo che si smetta di bombardare i civili, cosa che, ripeto, Vladimir Putin aveva promesso al suo omologo francese Macron già due giorni fa, ma in realtà poi questa promessa non è stata assolutamente rispettata. Sì, Daniele Manichini, quindi devo cambiare tutti i panifici di Gela, lo terrò presente, caro Rocco Pardo. Quindi Daniele, insomma, si è fatto un po' il giro dei panifici e quello che ha scritto lo ha potuto, come dire, testare senza ombra di dubbio. Va bene, era il punto di vista di uno dei nostri amici che ci segue con tanto affetto e lo ringrazio di questo. Allora, prima dei saluti, il ringraziamento a quanti hanno messo il mi piace a questa puntata di Lo Dico alla Radio di metà settimana, la prima puntata di marzo. Grazie a Paolo Scicolone, a Diego Livoti, a Vincenzo Pisano, a Giacomo Cascino, a Rocchi Cavallaro, a Massimiliano Giorrannello, ad Enzo Nicosia, ad Orazio Mili, a Daniele Manichino, a Francesco Agati, a Gabriele Pellegrino, ad Emanuele Faraci, a Simone Portelli, ad Ivan Mungibì, a Giuseppe Greco, a Giosuè Ferracane, a Salvo Marino, a Vincenzo Insalaco, a Fabio Caputo, a Salvatore Brigadeci, a Giuseppe Bellavia, a Filippo Astuti, a Giuseppe Tinnirello, a Lina Timpanaro, a Rosario Corazzini, Luca Callea, Gaetano Belladonna, Nicola ed Ausilia La Cognata, Nuccio Addario, Carlo Ciardella, Michele La Torre, Francesco Adesini, Croci e Linda Scontrino, Renato Nicosia, Concetta Lionti, Giovanni Costa, l'ex assessore Nanni Costa, che ringrazio per averci seguito e aver messo persino mi piace alla nostra puntata di stasera, a Margherita Domicoli, a Dario Romano, a Giuseppe Bellavia, a Luca Bognanni, a Giovanni Ferro, a Valentina Coccomini, a Miriam Nicastro, a Filippo Astuti, a Pasquale Pollicino, ad Ernesto Ventura, a Franzi Franci, a Roberta Gallo ed ancora ad Umberto Teghini, che da Catania ci segue con affetto e lo ringrazio per questo, al maestro Giovanni Iudice, a Vincenzo Pisano, a Maria Grazia Incardona, Massimiliano Giorrannello, Enzo Nicosia, Cosimo Carmen Nicastro, Orazio Mili, Angelo Carfì, Filippo Rapicavoli, Miriam Nicastro, Peppe Di Cristina, Rosario Greco, Ornella Bevelacqua, Orazio Caiola, Salvino Legname, Salvatore Costarelli, Antonio Cipolla, Massimo Cassarà, Emanuela La Cognata, Michele Romano, Francesca Mendola e Nicola ed Ausilia La Cognata. Grazie a voi tutti, come sempre, insomma, sentite quanti nomi vengono da me ringraziati per dire che siete sempre tantissimi a seguirci. Questa puntata, se volete, la potrete riascoltare integralmente domattina intorno alle 7 sui 100 e 300 e 103.8 di Radio Gela Express. Se volete, quindi, facciamo colazione insieme, vi diamo il nostro buongiorno con la replica di Lo Dico alla Radio, che se appunto volete, avete piacere, ci potrete rivedere anche su Facebook alla fine della puntata, sui profili di Radio Gela Express, del Gazzettino di Gela, e stasera davvero di tanti amici che ci hanno condiviso la puntata. Provo a ricordare chi ha avuto il piacere appunto di condividere questa trasmissione di stasera: sono stati Eugenio Catania, il gruppo Gela Brainstorming, Vincenzo Pisano, Giuseppe Arancio, Peppe Di Cristina, Massimo Vella, Movimento Civico Gela Comera, Orazio Mili, Angelo Carfì, insomma tanti davvero. Noi ci fermiamo qui, vi ricordo che torneremo per l'appuntamento di inizio settimana lunedì prossimo. Ringrazio il mio Enzo Cusumano per la solita gentile e puntuale, oltre che professionale, collaborazione tecnica. Da Franco Gallo è davvero tutto, grazie a voi, continuate ancora nel frattempo a scrivere. Enzo Nicosia mi scrive Forza Juve per ricordarmi che sta per andare ad iniziare la partita di Coppa Italia Fiorentina-Juventus, con il ricordo peraltro a Firenze di Dusan Vlahovic. Faccio pure una divagazione calcistica, così faccio contento il mio caro amico Enzo Nicosia. Grazie a tutti. Daniele Manichino ancora scrive: grazie sempre a te, caro Franco Gallo, cerchiamo di fare un'altra puntata di venerdì
che due puntate alla settimana, mi scrive Enzo e Daniele Manichino, sono poche. Grazie Enzo, grazie Daniele, grazie a voi tutti. Vi voglio bene, cosa devo dirvi? Questa è la verità. Ci sentiamo lunedì intanto. Buona serata da Franco Gallo a voi tutti. Lo dico alla radio, in FM e in radiovisione sui canali social di Radio Gela Express e il gazzettino di Gela.it. Lo dico alla radio, il format social radiofonico che da 14 anni si occupa di approfondimenti, dibattiti e commenti di carattere socio-politico-culturale sui fatti più importanti di Gela e del nostro comprensorio, raccontati da opinionisti ed amministratori a confronto. Lo dico alla radio, in FM e in radiovisione sui social, il lunedì e il mercoledì alle 18.30, in replica il martedì e il giovedì alle ore 7.30 del mattino, sempre disponibile nel podcast del sito radiogelaexpress.it e il gazzettino di Gela.it. Nelle pagine social è sempre aperta una finestra dedicata al pubblico per interagire attraverso la chat ufficiale. Lo dico alla radio, il fascino della radio e la vivacità dei social media in sinergia. Hermes TV. Dal 1 gennaio 2022 nello smartphone, nel tablet, nel computer, nella smart TV, sul sito web, sull'app e sui social network. Polo Universitario Telematico Eschilo, la sintesi delle due università telematiche più prestigiose d'Italia, Pegaso e Mercatorum, con sede di esami a Gela. Inoltre tutti i vantaggi della formazione e delle certificazioni informatiche e linguistiche con materiale ed esami 100% online. Pegaso e Mercatorum, da oggi studi e sostieni gli esami universitari online. Per iscrizioni e informazioni, Corso Vittorio Emanuele 197, Palazzo Regina Margherita, Gela. Per tutti i dettagli visita il nostro sito e la nostra pagina Facebook. PLM Engineering Group SRL è presente in tutto il mondo e operativamente attiva in raffinerie, impianti petrolchimici, trattamento fumi, opifici industriali, impianti di cogenerazione, aeroporti. PLM Engineering Group SRL, manutenzioni impianti industriali, costruzioni skids, prefabbricazione e montaggi. PLM Engineering Group SRL, la risorsa umana e il nostro background. Presenti sui social, LinkedIn, Facebook e Twitter. Costruisci il tuo successo con T-Forma. T-Forma è il centro di formazione accreditato dalla Regione Siciliana che eroga corsi certificati. T-Forma è recupero anni scolastici, preparazione universitaria, corsi di laurea online, master di primo e secondo livello, corsi di alta specializzazione, preparazione ai concorsi. T-Forma, formazione, servizi alle imprese, sicurezza sul lavoro, certificazioni informatiche e linguistiche. T-Forma si trova a Gela in via Venezia 313. Cerca le nostre offerte formative nelle pagine social. Ti informa. Albert Engineering and Project è una giovane società di ingegneria multidisciplinare, ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica ed efficientamento energetico. Albert Engineering and Project è leader nella gestione del Superbonus 110. Con oltre 40 tecnici qualificati, accompagna il cliente dal primo contatto a fine lavoro. Ha avviato 25 cantieri e oltre 35 sono in fase di apertura. Albert Engineering and Project dispone di solida esperienza nell'europrogettazione che ha consentito di accedere a 14 progetti di ricerca e sviluppo di medio-grande dimensione in collaborazione con primari atenei italiani. Albert Engineering and Project ha sede a Gela in via Venezia 313, sul web albertengineering.it. Informati meglio. Il gazzettino di Gela.it. Cronaca, politica, sport, attualità e tanta cultura.